Di fare l'appello. Robaldo Luca. Presente. Tomatis Elio. Presente. Ganzinelli Roberto. Presente. Rizzola Cecilia. Presente. Barello Laura. Presente. Bellocchio Marco. Presente. Bessone Guido. Presente. Priale Enrico. Presente. Chiecchio Erika. Assente giustificata. Ippoliti Maurizio. Presente. Blengini Davide. Rosso Enrico. Presente. Politano Rocco. Presente. Cattaneo Carluccio. Presente. Gasco Laura. Presente. Morandini Cesare. Presente. Oreglia Davide. Presente. Grazie. Abbiamo il numero legale, quindi dichiaro formalmente aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di iniziare l'esame dei punti all'ordine del giorno, due comunicazioni. La prima, nello scorso mese di agosto è mancato l'ex consigliere comunale Nino Gasco, che fu membro del Consiglio Comunale nel quadriennio 1990-1994. Nino Gasco all'epoca era il preside dell'Istituto Professionale Garelli ed è una persona che per la città ha fatto molto, è stato tra le altre cose presidente dell'Unione Sportiva Altipiano, che ha portato a un notevole livello di partecipazione agli eventi sportivi, è stato uno dei promotori sulla fondazione della cooperativa Nuovo Beila, cooperativa sociale che opera in città. Io purtroppo non l'ho conosciuto molto al di là di quei 4 anni di condivisione amministrativa, ma sicuramente posso dire che era un uomo piacevole, un uomo concreto, un uomo che sapeva cos'era l'ironia e soprattutto aveva sempre un bel sorriso stampato sul volto che in certi ambienti non guasta. E quindi alla sua famiglia, a tutti coloro che gli volevano bene, vanno le condoglianze del Consiglio Comunale tutto. Altri vogliono intervenire su questo? Consigliere Morandini. Anch'io un ricordo personale di Nino. Nino Gasco era entrato in punta di piedi nell'Unione Sportiva Altipiano, citata dal Presidente, come membro designato dalla parrocchia. Poi con il suo stile affabile, dialogante e ironico ne aveva preso la guida, mettendo all'opera un gruppo di persone che si erano così sentite valorizzate e gratificate. Siamo nel campo del volontariato puro, nessun gettone di presenza, nessuno stipendio, solo riunioni su riunioni, nei dopocena dei giorni feriali, e tanto lavoro per anni e anni, in nome del servizio alla comunità, quel servizio che ha come gratificazione semplicemente se stesso. Nei primi anni '80 l'altipiano Mondovì, di cui io sono originario, era un immenso dormitorio. Il quartiere più popoloso di Mondovì allora, lungo, sfilacciato, privo di un centro che non fosse la piazza della chiesa e degli edifici attorno. E qui l'unione sportiva consisteva in un campo di terra polverosa e di sassi con due porte, aperto, sassi che ancora oggi hanno lasciato le loro impronte sui miei ginocchi di ragazzino, in un gioco di bocce, in un piccolo bar sotterraneo con due tavolini, aperto solo d'estate per qualche giorno alla settimana di pomeriggio. E Nino Gasco e i membri del direttivo dell'Unione Sportiva Altipiano trasformarono negli anni quelle poche strutture in un luogo di aggregazione coi fiocchi, ottenendo dalla parrocchia degli spazi per un bar sempre aperto, campi di pallavolo, beach volley, calcetto, bocce, un bel giardino. Nel campo da pallavolo ha preso forma lì la squadra dell'LPM. Non solo strutture, ovvio, ma partecipazione e animazione, tornei, eventi, concerti. Accanto al cittadino Palio dei Rioni, l'unione sportiva di Nino Gasco, si era inventato l'altipalio, il palio dell'altipiano. Aveva diviso l'immenso altipiano in sottoquartieri, ci si sfidava per giorni, correndo su e giù per le strade, nei vari tornei. La scommessa era vinta. Il vecchio quartiere dormitorio era un quartiere vivo,
in cui si usciva di sera, in cui ci si conosceva, ci si incontrava, un quartiere con una sua identità e con un indubbio piacere di farne parte, in cui era bello stare, un quartiere certo con i suoi problemi sociali, le sue zone buie, ma in cui non c'era bisogno di telecamere per sentirsi sicuri, come io ragazzino non mi sono mai sentito meno che sicuro sulla mia bicicletta scassata in mezzo al nugolo dei miei compagni. L'animazione dell'Unione Sportiva Altipiano aveva acceso una luce potente in mezzo al quartiere e questa luce è accesa ancora adesso. Ha avuto una forza contagiosa, questo stile di creare aggregazione con il lavoro quotidiano, collettivo, gratuito, in nome del servizio alla comunità, lo riconosco oggi in tante altre realtà cittadine, da Carassone al Ferrone. E forse questa è davvero una bella caratteristica della nostra città, questa capacità di costruire la comunità dal basso, nel quotidiano, nella gratuità. Nino Gasco è stato il primo motore di tutto questo, con il suo stile, un modo di fare basato sul dialogo, sulla costruzione di un gruppo in cui ci si sentiva ascoltati e valorizzati, in cui le proposte venivano prese in considerazione, in cui c'era fiducia reciproca. L'esperienza politica in consiglio comunale di Nino Gasco è certo perfettamente coerente con il suo lavoro nel quartiere, come lo è stata la fondazione insieme ad altri della cooperativa sociale Nuovo Beila, che ha citato il Presidente, per dare lavoro alle persone svantaggiate, che oggi è una bella realtà cittadina, e come la sua esperienza come dirigente scolastico al Garelli, che è una scuola difficile e importante, che lui ha retto con profonda umanità e con polso. Il suo essere politico, occorre riconoscerlo, ha trovato il suo spazio, però certamente più fuori dal Consiglio e dagli spazi istituzionali. È stato un politico efficace. Se intendiamo come politico colui che sa mettere insieme l'impegno delle persone attorno ad un obiettivo comune. E questo obiettivo comune è la costruzione di una comunità buona, in cui è bello vivere, una comunità accogliente, valorizzante. È stato un uomo prezioso per Mondovì. Anche per un altro aspetto, le strutture che ha contribuito a creare non sono venute meno con lui, anzi oggi sono vive e prospere. E anche questo prova la loro solidità e lo stile di Nino Gasco. L'ideale in cui è vissuto è quello del cattolicesimo democratico, quello del servizio alla comunità senza protagonismi e senza riserve. Ideale che in lui, uomo di fede, quale è sempre stato, ha il suo sinonimo perfetto in costruttore di pace. Grazie. Altri chiedono la parola? Sindaco. Grazie Presidente, semplicemente per esprimere, unendomi alle considerazioni sue e del collega Morandini, anche la partecipazione a questo momento da parte mia e della Giunta Comunale. Grazie. Grazie. Seconda comunicazione, prima di iniziare, come è consuetudine e come avete letto sul manifesto di convocazione del Consiglio, all'interno del Consiglio stesso ci sarà uno spazio per il pubblico. Spazio per il pubblico che una volta era molto più importante prima della creazione dei consigli frazionali, perché era il momento principale di coesione tra la popolazione di Mondovì, perché lo sforzo che stiamo facendo da qualche anno tutti insieme è che Mondovì si senta una città dal centro fino alle ultime case periferiche, cosa che in passato non è stata molto. Quindi questi consigli comunali itineranti, ne abbiamo già fatti parecchi, hanno principalmente quello scopo. Con la creazione dei consigli frazionali queste distanze si sono ulteriormente ridotte, ma comunque la nostra presenza e il legame tra la base e l'amministrazione è importante per una comunità che vuole crescere. Quindi noi discuteremo qualcuno dei punti all'ordine del giorno, poi verso le 9:30-10 interromperò ufficialmente il Consiglio, lascerò la parola al capo cantone di Rifreddo e a quanti altri vorranno, se riterranno, intervenire. Ovviamente, lo dico già adesso, questo non è il posto delle polemiche, dei proclami, è il posto dove la popolazione ci espone le problematiche della zona in cui vive e dove c'è interlocuzione con l'amministrazione per cercare di risolvere i problemi.
Punto numero uno all'ordine del giorno, prelievi dal fondo di riserva ordinario di cassa e variazione di competenza della giunta municipale comunicazioni. La parola per l'illustrazione all'assessore Rabbia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa è come sempre la prima comunicazione di ogni consiglio. Come vedete nel testo ci sono tre delibere di giunta differenti, la numero 152 del 4 settembre 2024 con un prelievo ordinario di 480 euro, una delibera della 156 del 7 settembre 2024 che ha disposto una variazione compensativa, quindi è semplicemente uno spostamento di risorse da un capitolo o più capitoli ad altri, e l'ultima, la terza, che è la delibera di giunta comunale 157 del 7 settembre relativa al prelievo fondo di riserva per un importo di 11.000 euro destinati a spese legali per contenzioso. Era un contenzioso per cui il comune si doveva costituire prima di questa data qua e quindi è stato necessario anticipare le risorse e prelevarle appunto dal fondo di riserva. Grazie. Grazie, apro la discussione, ci sono degli interventi? Non ne vedo, quindi chiudo la discussione, passiamo al punto numero 2, bilancio di previsione 2024-2026, variazione provvedimenti, la parola all'assessore Rabbia. Grazie Presidente, allora questa è la penultima variazione di bilancio dell'anno, faremo ancora probabilmente una entro il termine del 30 di novembre. In questa variazione qua, se andiamo sul testo della proposta di delibera, vedete che nel primo capoverso si fa riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione all'applicazione di 605.000 euro. Allora, in questa variazione di bilancio l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato, come ho detto, per 605.000 euro per andare a coprire quelle che sono maggiori utenze e maggiori servizi. Nello specifico si useranno per 201.500 euro per andare a integrare il canone del servizio di illuminazione pubblica, per 228.000 euro per il project financing della gestione calore e per 200.000 euro circa per la gestione dei rifiuti. Quindi sostanzialmente con l'applicazione di questo avanzo per queste somme qua si ritiene di poter arrivare arrivare a fine anno senza dover ulteriormente incrementare i capitoli. Abbiamo nel secondo capoverso, vedete, c'è l'utilizzo di somme per 29.000 euro, nello specifico nel settore culturale e nel servizio segnaletica stradale, nello specifico sono 19.000 euro per lavori sulla pista ciclabile e 10.000 euro sono un contributo che il Comune ha destinato, che il Comune destinerà all'organizzazione della mostra di Andy Warhol. Poi ci sono, riguardo agli investimenti, vi segnalo un intervento da 80.000 euro nel bando della realizzazione del PAESC, Comune di Mondovì, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 70.000 euro sono finanziati da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 10.000 euro sono cofinanziamento che viene finanziato con l'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione libero. Ci sono poi lo stanziamento di 70.000 euro per gli interventi nel settore della propedeutica alla revisione straordinaria della funicolare, quindi sostanzialmente vengono utilizzati per l'affidamento della progettazione per la revisione generale della funicolare che è in previsione per il 2026. Un intervento importantissimo perché si tratta della revisione generale, quindi la fune si prevede che possa star chiusa addirittura dai 5 ai 6 mesi e quindi un intervento che peraltro necessario perché senza quell'intervento di revisione generale la funicolare smetterebbe di funzionare per sempre. Quindi sono 70.000 euro che vengono stanziati più oltre 30.000 euro per la progettazione, per la messa in sicurezza del campo gasco, di una parte della tribuna del campo gasco e per lavori di integrazione dei lavori sugli interventi di edilizia a piazza in via San Pio V e via Giolitti.
Tutti questi interventi qua vengono finanziati con 100.000 euro di maggiori oneri di urbanizzazione, visto che il capitolo era un po', era arrivato già, era già incassato durante l'anno tutto quello che era stato stanziato a bilancio, per cui le previsioni portavano ad incrementare il capitolo di altri 100.000 euro. 50.000 euro vengono stanziati per la revisione prezzi di intervento del settore della tutela del territorio e dell'ambiente, nello specifico l'intervento del RENDIS, e poi c'è lo stanziamento di altri 70.000 euro nel 2025 per andare a completare quello che è il progetto della cittadella. Il progetto della cittadella si è chiuso con un computo, adesso lo dico magari tecnicamente in maniera non esatta, un computo metrico comunque di quello che sarà l'intervento complessivo di circa 2,8 milioni di euro. Adesso passerà nella prossima giunta, probabilmente quella di sabato, l'approvazione del progetto. E di questi 2.8 milioni, 586.000 è il cofinanziamento che è stanziato nel tempo. Con questi 70.000 euro diventano 586.000 euro complessivi per andare a completare l'intervento. Quindi 2.200.000 euro circa sono contributi della regione e 586 è il cofinanziamento da parte del comune. L'ultimo capoverso della proposta di delibera è la variazione del programma delle opere pubbliche, lo vedete nell'allegato, dove vengono spostati, ormai avvicinandosi a fine anno andiamo a vedere quelli che sono stati fatti dall'ufficio tecnico, quelli che sono gli interventi che non sarà possibile iniziare nel 2024, per cui vengono modificati la situazione da quella attuale a quella dopo la variazione, lo vedete chiaramente nell'allegato, e con i 5 progetti e gli interventi che vengono spostati. Poi, come avrete letto sui giornali locali, il Comune è stato destinatario di un contributo da parte della Regione a valere su un progetto sul sito della pista d'atletica località Vela, un progetto di 900.000 euro complessivi che sono stati finanziati per circa poco meno di 805.000 euro da un contributo della Regione giunto proprio nelle scorse settimane. Quindi occorreva cofinanziare l'intervento e quindi sono state stanziate 95.000 euro tramite applicazione della quota dell'avanzo di amministrazione libero disponibile. Parte di queste risorse necessarie per questa variazione di bilancio sono state recuperate tramite lo svincolo di circa 200.000 euro dell'avanzo di amministrazione che era stato accantonato al fondo contenzioso, che viene inserito invece negli altri accantonamenti unitamente ai fondi già iscritti nell'avanzo destinato ad investimenti per la revisione prezzi. Quindi la variazione di bilancio porta con sé, abbiamo detto, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, quindi gran parte dell'avanzo di amministrazione. Voi ricordate che nelle precedenti consigli comunali di variazione di bilancio l'avanzo del 2023, quindi l'avanzo libero che era di 963.000 euro, non era stato fino ad oggi toccato, applicato. In questa variazione di bilancio se ne usano 615 e vi avevo detto 605 più 10.000 euro, 95.000 euro per la pista d'atletica, così che rimane dell'avanzo del 2023 rimangono 252.000 euro circa, che troveranno destinazione in tutto o in parte nella prossima variazione di bilancio. Io direi che non ho altro da aggiungere. Grazie Presidente. Grazie. Salutiamo, che l'ho visto arrivare, Elena Merlatti, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Apro la discussione, ci sono degli interventi? Consigliere Pulita, no. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti i presenti. Io voglio rivolgere tre domande all'assessore. Sono vari i punti in cui si interviene in questa variazione. Logicamente una parte fa parte del vostro programma di mandato, però su tre punti vorrei soffermarmi, che li trovo interessanti. Prima, la pista ciclopedonale.
Ecco, questo cosa vuol dire? Che si interviene, come avevo già segnalato la volta scorsa, sulla segnaletica verticale e orizzontale? Questa è la prima domanda. Poi vedo con favore anche la messa in sicurezza del casco. Quando si parla di sicurezza siamo molto attenti, e quindi va bene. E poi c'è il discorso della pista di atletica, che è anche un bel intervento. Quindi sono tre interventi in cui noi stiamo valutando, e poi faremo una dichiarazione di voto in base a quello che ci risponde. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Rosso. Grazie Presidente della parola. Una buona sera a tutti gli assessori, il sindaco e al pubblico presente. Niente, volevo solo fare anch'io alcune domande e alcune considerazioni. La prima domanda riguarda i 50.000 euro che vengono praticamente stornati dall'avanzo. Cosa riguardano, per che tipo di intervento e progettualità vengono praticamente inseriti? E poi ho visto effettivamente che sono stati attuati degli interventi di messa in sicurezza degli impianti sportivi, quindi ben venga, diciamo che si sta partendo con un iter, forse diciamo una revisione di tutto il comparto, diciamo, sportivo. Sicuramente sull'atletica ho visto che c'è un bel investimento, oltre di 1 milione di euro. Quindi la considerazione che faccio è dire: facciamo una valutazione anche sulle altre strutture sportive, che ci sono delle situazioni veramente critiche. A parte questo, volevo ancora fare una considerazione in merito alla variazione sul programma delle opere pubbliche. Ho visto che c'è un investimento di 300.000 euro per quanto riguarda diciamo l'ex tribunale, quindi lo spostamento dell'archivio storico. Volevo solo capire dall'assessore o dal sindaco la progettualità relativa allo spostamento della biblioteca, se è in atto, se è in fase appunto di realizzazione, e soprattutto le tempistiche per portare, diciamo, a compimento questa progettualità. Grazie. Grazie. Altri chiedono la parola? Consigliere Morandini. Sì, molto brevemente anch'io, a parte che abbiamo già passato in rassegna in commissione le varie voci, quindi abbiamo già formulato domande e ottenuto risposte. La considerazione è questa area sportiva del Beila, che comincia a diventare qualcosa di davvero importante. Magari in un futuro pensare davvero a una progettazione ancora più intensa, facendone davvero un polo sportivo. Coi fiocchi, è già sicuramente un polo sportivo coi fiocchi, ma voglio dire, espandere ancora ulteriormente con ulteriori iniziative questo polo, perché strategicamente è anche interessante, perché è ai confini con Villanova, è al centro di un bacino che non è soltanto moregalese. Sì, anch'io volevo chiedere una cosa del genere all'assessore Botto riguardo ai fondi, che forse non sono per la biblioteca ma per l'archivio storico, se non sbaglio. Per il trasferimento, vero? E così, altre cose sono, mi sembrano provvedimenti doverosi, come la funicolare, come anche appunto all'inizio di questo lavoro alla caserma Galliano. È interessante, per carità, e questo è sempre un contenitore vuoto che, sulla base di una progettualità legata alle cose che ben sappiamo, come il Circo Vertigo, è promettente. Grazie, valuteremo. Presa. Grazie. Ci sono ancora degli interventi? Nessuno, mi pare, quindi assessori, volete rispondere? Sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti, anche da parte mia, a nome della Giunta, poi lo faranno i colleghi. Grazie della presenza al Consiglio frazionale, al Capo Cantone, a tutti i cittadini. Credo che siano momenti importanti. Mi perdonerà il Presidente se faccio questa premessa, perché è un po' un aspetto che noi cerchiamo di portare, cioè quello della partecipazione attiva dei cittadini, anche perché purtroppo c'è sempre più distanza fra le istituzioni e chi le sostiene, cioè appunto i cittadini. Quindi grazie davvero della così numerosa presenza. Ringrazio anche i gestori del circolo frazionale, perché
abbiamo una sede ottima per fare il Consiglio Comunale, per cui grazie davvero anche per questo. Allora faccio una veloce rassegna, mi perdonerà il consigliere Politano che tanto oggi festeggia, quindi lo terrò per ultimo. E voglio subito intervenire per quanto concerne ciò che ha detto il consigliere Morandini rispetto alla caserma Gagliano, che tutti conosciamo come cittadella. Sulla cittadella ci siamo impegnati fin da subito con il programma elettorale prima, che poi è diventato programma di mandato, e siamo intervenuti immediatamente con, appena eletti, con il Demanio, che è l'attuale proprietario del compendio della cittadella. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere al nostro fianco, diciamo così, delle normative che ci hanno consentito di intervenire più velocemente, anche perché io credo che qualsiasi sia stata l'amministrazione di Mondovì in questi anni, cioè dal 99, da quando la cittadella è stata abbandonata dalla Guardia di finanza, qualsiasi amministrazione abbia cercato di intervenire. Tutto il combinato disposto di queste cose che vi sto dicendo, e non ultimo il finanziamento regionale che il nostro comune ottiene a valere su una cosa complessa che è la strategia urbana d'area, un finanziamento che supera i 2.200.000 euro, ci sta consentendo, l'ha detto l'assessore Rabbia nella sua illustrazione, di progettare un primo lotto di interventi strutturali che ci porteranno a riaprire la cittadella. Per meglio dire, ad aprire la cittadella, perché la cittadella era appunto un compendio militare, quindi io non so quanti monregalesi avessero accesso comodo, se non le persone che vi lavoravano o che frequentavano per altre motivazioni quel luogo. Questo credo che sia un aspetto importante, perché quantomeno da quando io sono a Mondovì mi sento dire sempre qualcosa sulla cittadella che è stata abbandonata e che nessuno ha mai riutilizzato. Forse iniziamo a riutilizzarla, utilizzo il forse perché? Perché proprio in questa variazione noi andiamo a stanziare delle ulteriori risorse che ci consentono di mettere al sicuro la progettazione e anche di prevedere alcuni interventi di messa in sicurezza del percorso che ci consentiranno poi la fruizione. Approfitto di questo momento, mi scuserà nuovamente il presidente Tomatis, per dire che non è con questo che la cittadella sarà totalmente rifunzionalizzata e potremo accedere ad ogni settore di quei 25.000 metri quadri. Questo è un primo elemento, bisognerà avere grande costanza e grande pazienza, come è successo in altre realtà, anche a noi vicine, cito sempre la caserma Musso di Saluzzo, perché il percorso di rifunzionalizzazione, quindi di riutilizzo della cittadella, è un percorso che secondo me dovrà essere mantenuto per i prossimi 10, 15, 20 anni, se no difficilmente si riuscirà a riutilizzare tutta. Quindi questa variazione è una variazione utile per andare a coprire, diciamo così, l'intera necessità di intervento per quello che riguarda il primo lotto, che vuol dire l'inserimento della Fondazione Circo Vertigo, che è una fondazione di carattere universitario alla quale tante ragazze e tanti ragazzi studiano, nella quale tante ragazze e tanti ragazzi studiano ottenendo titoli equipollenti alla laurea in arti performative e circensi. Mi fa anche particolarmente piacere che il consigliere Morandini lo abbia citato la cittadella come contenitore vuoto, perché vado a memoria, ma credo che da quando governa il patto civico i contenitori vuoti, che non sono più vuoti, ormai siano diventati qualcuno o comunque più d'uno: l'ex scuole medie di piazza, l'ex teatro sociale, il tribunale con i lavori che faremo all'atrio. Ci vuole fantasia, consigliera, è vero, ma se aspettavamo qualcuno il teatro sociale lo lasciavamo rudere com'era, invece oggi nel teatro sociale entriamo. Le scuole medie di piazza che sono diventate la casa delle associazioni, nel tribunale con il tunnel della prima armata abbiamo un intervento, nell'atrio del tribunale si stanno svolgendo i lavori, la terrazza del tribunale si stanno svolgendo i lavori, nella cittadella approveremo il progetto preliminare e lo abbiamo già interamente finanziato, il Baretti è stato riaperto, quindi insomma credo che contenitori vuoti di proprietà comunale, poi qualcuno me lo sto certamente dimenticando, di proprietà comunale comincino a essere molto molto pochi. Per quello che riguarda invece la pista di atletica,
Siccome su questo ha fatto un passaggio sia il consigliere Rosso sia il consigliere Pulitano, è un bando regionale che ha garantito al nostro comune 805.000 euro di finanziamento. La variazione quindi porta a coprire il totale dell'intervento previsto, che è di circa 900.000 euro. Si tratta della realizzazione di una sorta, potremmo definirlo, di secondo lotto, comunque della definitiva funzionalizzazione della pista d'atletica con ulteriori spogliatoi, un locale palestra. È vero, condivido cosa è stato detto dai colleghi, la pista d'atletica credo sia un fiore all'occhiello per la nostra città e non solo, anche per la sua posizione, ma credo che questo intervento sia molto positivo perché le risorse sono garantite dalla Regione attraverso un accordo di programma. L'accordo di programma è uno strumento di natura burocratica molto veloce perché mette a disposizione immediatamente dell'ente che ottiene il finanziamento il 30% delle risorse, poi un successivo 60% e a fine dei lavori semplicemente il 10%, che appunto è la parte di contribuzione comunale. È un bando al quale avevamo partecipato nel giugno 2021, questo per dire ai nostri concittadini un po' come sono i tempi della burocrazia, che è stato riaperto dall'amministrazione regionale nel corso del 2022 e che ci ha permesso di ottenere oggi, nel corso del 2023 e che ci ha permesso di ottenere oggi le risorse perché avevamo un maggiore punteggio rispetto ad altri comuni, proprio perché avevamo già presentato questo intervento nel 2021. Da questo punto di vista desidero ringraziare la società sportiva che gestisce il compendio, cioè l'Atletica Mondovì, perché la progettualità è stata dalla società predisposta e stata poi donata al comune in una testimonianza, se ce ne fosse ancora bisogno, della sinergia che esiste nella nostra città. Ultima cosa sulla quale risponderei io, poi il vice sindaco mi verrà in aiuto rispetto agli altri interventi sui quali io non sono così preparato, è quello della pista ciclopedonale. Chi frequenta il Ferrone e l'Altipiano sa che esiste una pista che è disegnata a partire praticamente da Corso Europa, dalla piscina, che prosegue fino a via Primo Alpini. Sono 3.900 metri di pista, l'intenzione è quella di ridisegnare, come diceva il consigliere Pulitano, la segnaletica orizzontale, cercheremo di intervenire anche su quella verticale, ma questo intervento si unirà a un intervento ancora più corposo che realizzerà l'anello ciclabile del Ferrone del Parco Europa, che è stato finanziato sempre attraverso un bando regionale con 270.000 euro dalla Regione Piemonte. E questo finanziamento lo abbiamo ottenuto perché siamo una, aggiungerei ai noi, delle 77 città del Piemonte che sono sottoposte al piano regionale di qualità dell'aria. Adesso vado fuori tema e mi perdonerete, però su questo aspetto desidero richiamare la vostra attenzione perché il piano regionale di qualità dell'aria è stato recentemente riapprovato dalla Giunta regionale del Piemonte con una delibera dello scorso 15 luglio, che ha aperto a una fase di osservazioni da parte di tutte le persone, di tutti gli enti interessati, fase di osservazione che, pensate un po', si è chiusa il 30 di agosto, e nel chiudersi il 30 d'agosto il nostro comune ha segnalato alcune delle incongruenze che a nostro avviso esistono. Incongruenze che per quello che riguarda Mondovì discendono tutte dal fatto che la nostra città ha un'area pulita, ci sono alcuni valori da attenzionare, ma li stiamo e li sta attenzionando ARPA, ma ci sono incongruenze anche per quello che riguarda ad esempio il settore dell'agricoltura, che nella nostra provincia e nel nostro comune e nella nostra provincia è il settore che più porta lavoro ed è quello che secondo le regole dell'Unione Europea e quindi recepite dalla Regione purtroppo inquina. Io non la penso esattamente come loro, ma questo ci è dato di vivere oggi. Il fatto che si sia in quelle 77 città ci impone di assumere alcune iniziative. Una è partita il 15 settembre ed è un'ordinanza, la famigerata ordinanza che prevede l'impossibilità di percorrenza di alcuni euro, euro 0, euro 1, euro 2 e via discorrendo, sui quali la Regione ci chiede di fare controlli continuativi. Lo dico perché dal 15 settembre al 15 di aprile esiste questa ordinanza che c'è appunto imposta dall'Unione Europea, dal Governo e dalla Regione e noi come amministrazione ci siamo assunti la responsabilità di tenere esclusi i centri frazionali, che è una responsabilità importante che ci assumiamo perché riteniamo che le regole vadano applicate
col buon senso. Tornando quindi al finanziamento sulla pista ciclopedonale, verrà realizzata una progettazione, non so più se interna o esterna, ma comunque verrà realizzato questo anello ciclopedonale, una progettazione interna, grazie vice sindaco, che verrà appunto progettato internamente e consentirà la realizzazione dell'anello ciclabile del Ferrone di Parco Europa, che si unirà con la pista che è attualmente esistente. Infine, e concludo, un accenno alle considerazioni del consigliere Rosso. È vero ciò che ha detto, ci sono numerosi impianti sportivi in città che abbisognano delle cure degli uffici e dell'amministrazione. Per la verità confidavamo che chi è venuto prima di noi lo facesse, ma non sempre si è riusciti a farlo evidentemente nel passato, quindi stiamo intervenendo per far sì che i nostri impianti siano l'onore del mondo, anche considerando il fatto che negli anni, ahi noi, le normative sono profondamente cambiate e soprattutto quelle legate alla sicurezza. Quindi non mi vergogno a dire che nella nostra città esistono degli impianti sportivi che non hanno il certificato di prevenzione incendi, non hanno tutti i documenti di agibilità che sono necessari. Siccome sono presenti i dirigenti del nostro comune, approfitto per ringraziarli non solo della presenza ma anche del lavoro che svolgono in questo senso, e quindi pian pianino, con non pochi interventi e non poche risorse che stiamo investendo e che stiamo ottenendo, stiamo cercando appunto di risolvere i problemi. Per quello che riguarda in modo particolare il gasco, il problema del gasco è sulla tribuna del lato corto. La tribuna non è agibile, anche se qualcuno, quando ci sono le partite, va su quella tribuna. Bisogna fare attenzione, confidiamo che non avvenga nulla, ma la tribuna è chiusa e chiusa deve restare, e quindi c'è anche lì una progettazione in corso e di conseguenza le relative variazioni per addivenire a un intervento che però si preannuncia molto importante, perché parliamo di una previsione di oltre 1 milione di euro per mettere in sicurezza il gasco, che credo sia un pezzo di cuore per tanti tanti morregalesi. Visto che sto parlando di sport e in contumacia dell'assessore Terreno, che giustifico perché aveva un impegno di lavoro, approfitto per fare i complimenti al JFK Baseball, che è approdato, se non vado errato, alla Serie B, guardo uno dei dirigenti, cioè il consigliere Rosso, e per dire che il campo del JFK Baseball invece dovrebbe essere abbastanza a posto. Grazie. Grazie, ci sono ancora degli interventi da parte degli assessori. Vice sindaco Campo. Grazie, buonasera a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti che hanno già fatto il presidente e il sindaco per l'ospitalità e la partecipazione di tutti voi. Allora, innanzitutto ci tengo a intervenire anche sul tema della cittadella, anche se è stato già affrontato dal sindaco, ma solo per esprimere l'orgoglio che ho di questa variazione di bilancio legata a un progetto sulla cittadella. Io mi ricordo che nei momenti in cui ho affrontato questa esperienza da amministratore, pensavo che forse uno dei risultati migliori, più importanti che avrei potuto ottenere era quello di restituire la cittadella alla città di Mondovì. Io non sono originario di Mondovì, sono venuto qua che avevo 20 e qualche anno, mi sono sempre chiesto come una parte così importante della città non fosse accessibile, e in questo momento vedere questo passaggio per me è una cosa veramente importante, e reputo che sarà un percorso che ridarà molto a tutta la comunità. Per rispondere poi ai quesiti legati alle variazioni di bilancio, i 50.000 euro sono legati a una variante che verrà approvata a breve dalla Giunta sul progetto Rendis, quindi la messa in sicurezza idrogeologica del versante nord-ovest della collina di Piazza, che avrete già visto tutti come funzioni in maniera accurata nel momento in cui ci sono forti piogge, perché scarica tutta l'acqua di quel versante all'interno dell'Ellero senza più provocare danni alla parte sottostante di Breo e soprattutto alla parte iniziale di via Beccaria. E ovviamente questo è legato a quello che è avvenuto nel tempo, perché questo progetto, risalendo prima del rincaro dei materiali, su un progetto da 4,6 milioni parliamo di incrementi superiori al 1,5 milioni, quindi andare a fare una variante e una variazione di bilancio da 50.000 euro con altre risorse che avevamo già accantonato, penso che sia comunque già un buon modo di amministrare. Ovviamente risorse che andremo a chiedere poi in restituzione in maggior parte al Ministero, sperando che ci vengano concesse.
Sul tema delle 300.000 euro che sono stati spostati dall'anno 2024 al 2025 sull'archivio storico nell'ex tribunale, sono risorse legate al passaggio precedente dei giudici di pace all'interno dell'antico palazzo di città, che è già finanziato e vincolato con avanzo di amministrazione. Quindi nel momento in cui noi andremo, il progetto è in fase esecutiva, quindi non tra molto, a trasferire i giudici di pace all'interno dell'antico palazzo di città, all'ultimo piano c'è la parte dell'archivio storico del comune che dovrà trovare una destinazione. Noi nelle settimane passate, forse anche più di un mese, abbiamo sottoscritto un accordo con il tribunale, nel senso che tutti gli spazi del tribunale che non sono stati più occupati da archivi o da giudici di pace o da altri uffici sono tornati in possesso del comune. Quindi sono nella nostra disponibilità e abbiamo intenzione comunque di avviare il percorso sia di trasferimento dell'archivio storico che di progettazione sul futuro trasferimento della biblioteca civica. Ovviamente in questo momento la stessa azienda che si occuperà di progettare l'allestimento, non gli interventi proprio strutturali, ma l'allestimento, e intervengo per conto dell'assessore Botto che potrà aggiungere se ritiene altri aspetti, la stessa azienda che si occupa dell'allestimento di questo terzo piano, del secondo piano dell'ex tribunale per l'archivio storico, si sta occupando anche dell'allestimento del Polo delle Orfane, quindi del secondo piano con l'archivio, questa volta l'archivio fondo storico, a differenza del fondo non archivio, perché il fondo storico è quello delle Cinquecentine, quindi sono ovviamente libri con un'importanza storica diversa. E del secondo piano, dove ci sarà questa sala di convegni e anche per esposizioni artistiche. Quindi, finito questo tipo di progettazione, questa società si occuperà anche di progettare l'allestimento del secondo piano dell'ex tribunale. A quel punto l'ufficio tecnico potrà progettare gli interventi di edilizia necessari a creare gli spazi per l'allestimento e si potrà partire poi con gli interventi per il trasferimento dell'archivio storico, che non sarà solo quello presente nell'antico palazzo di città, ma anche parte di quello che è distribuito in altri locali sparsi un po' sul territorio. Credo di aver risposto ai quesiti. Grazie. Grazie. Ci sono ulteriori interventi? Consigliere Morandi. Una precisazione all'assessore Campora. Quindi anche gli spazi dell'ex tribunale che ultimamente erano ancora occupati dalla Regione hanno trovato un'altra collocazione oppure no? Grazie. Niente, continuo la sua domanda, forse se ne è perso un pezzo, quello che si era un po' chiesto anche sulle tempistiche per lo spostamento della biblioteca che si era palesata, diciamo, all'interno dell'ex tribunale, capire se è in atto una progettualità, a che punto è, soprattutto da un punto di vista di tempistiche, e se lo è ancora, diciamo, in quel contesto, oppure si è valutato, diciamo, di spostarla su altri fronti. Poi rispondo al sindaco, la ringrazio per le congratulazioni del passaggio nella serie B da parte della nostra società sportiva del JFK Baseball. Quello che volevo dire, ben venga che ci siano appunto questi finanziamenti da parte della Regione, che giustamente aiutano le amministrazioni a portare avanti delle progettualità di un certo livello, ma quello che volevo dire è che possono esserci nell'ambito, nel contesto, diciamo, cittadino, delle priorità, come giustamente diceva lei, il discorso dei Campi Gasco, certo, è da molto tempo che c'è questa criticità, dove sicuramente ci sono degli importi importanti per mettere in sicurezza questa parte delle tribune. E per quello che dico, valutiamo quali possono essere le priorità da mettere, diciamo, al primo posto per riuscire ad avere una struttura praticamente a norma. Quindi il concetto è un pochettino quello. Grazie. Grazie. Vice Sindaco.
Allora, sul discorso del trasferimento della biblioteca civica ai tempi si lega un po' a tutto quello che è stato detto, nel senso che abbiamo acquisito gli spazi del Tribunale che attualmente non sono occupati né da archivi né da altri enti, quindi il piano della Regione in questo momento è ancora occupato dalla Regione e non è stato restituito al Comune, e ovviamente finché non si troverà un'altra destinazione in Mondovì per gli addetti della Regione, loro rimarranno in quella sede. Allo stesso modo, quindi, i tempi del trasferimento della biblioteca e quindi anche le risorse da spendere nella progettualità, che, come sa meglio di me, in questo momento, essendo cambiato il codice degli appalti, avendo una fattibilità che praticamente un progetto di fattibilità che è molto più dettagliato e quindi diventa un vecchio progetto definitivo, che quindi può nel giro di un paio d'anni essere ormai passato come preziale, come tutto il resto, attendiamo comunque di avere la disponibilità del bene nel suo complesso per partire con una progettualità completa, perché la nostra idea non è solo di trasferire una biblioteca, ma di farne un centro di aggregazione giovanile. E in questo momento purtroppo ci sono tante parti che sono ancora occupate dall'archivio del Tribunale, quindi il tema è quello di riuscire a convincere il Tribunale di trasferire i suoi archivi altrove, ma non, probabilmente loro stessi hanno difficoltà a trovare degli spazi che siano disponibili. Stiamo comunque trattando con loro e quindi cerchiamo di trovare insieme una soluzione. Grazie. Grazie. Altri interventi? Sindaco. La priorità è il Gasco. Grazie. Altro? Non vedo più richieste, quindi dichiaro chiusa la discussione, metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi approvato a maggioranza con 6 astensioni. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Medesima maggioranza. Bene, a questo punto abbiamo fatto quasi le 10, credo che possa essere il momento da dedicare al pubblico. Penso anche che su questo tema il nostro interlocutore privilegiato sia sicuramente il capocantone, nel caso di specie la capocantone. Quindi pregherei Daniela Pretto, se vuole accomodarsi e raccontarci come vanno le cose a Rifreddo. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti. A nome dei frazionisti vorrei ringraziarvi per aver scelto la nostra frazione per fare il Consiglio Comunale. Allora, farò un piccolo riassunto per quanto riguarda l'attività del Consiglio Frazionale di cui faccio parte con Rinuccia Tomatis, con Silvia Manassero, Claudio Tino e Emanuele Magnino. Come tutti ben sapete, dopo le elezioni che ci sono state a metà dicembre, si sono formati questi consigli frazionali che sono stati fortemente voluti sia dal signor sindaco sia dall'amministrazione comunale. Noi cinque componiamo il consiglio della frazione di Rifreddo e della borgata dei Bartoni, che è collegata a noi come da registri comunali. Questi consigli nascono dalla voglia di creare un rapporto un po' più diretto tra, e di collaborazione anche tra le frazioni e gli uffici del comune. In questi primi mesi di attività abbiamo indetto un incontro con i frazionisti, che hanno direi ben accettato questa novità e si sono comunque resi disponibili alla collaborazione. Da questo incontro sono poi emerse alcune necessità, alcune richieste che ci siamo fatti carico e abbiamo girato all'amministrazione. Appena nato, il Consiglio si è trovato dinanzi all'installazione in via Pignoli dell'antenna 5G da parte della ditta Inuit.
Dopo la segnalazione dei frazionisti, il signor sindaco si è subito interessato alla cosa, al problema, emettendo un'ordinanza per fermarne i lavori. E da parte della popolazione si sono anche raccolte parecchie firme, ma la ditta, ahimè, ha presentato più ricorsi e il sindaco è stato costretto a ritirare l'ordinanza e il palo nei mesi scorsi è stato installato. Parecchie nostre segnalazioni che abbiamo fatto all'amministrazione sono già state prese in carico e sono già andate a buon fine. Ne ricordo alcune: il posizionamento di alcuni stop importanti, tipo all'incrocio tra strada dei Monti e strada di Freddo, tra la strada di Freddo e la provinciale, per capirci, per chi arriva dall'ufficio postale si mette nella provinciale, si dirige verso la chiesa, e l'incrocio tra via Magnini e via Pignolli, tra la provinciale 282 e la comunale. È andato anche a buon fine il collegamento della rete pubblica, del punto luce, del monumento degli alpini e delle telecamere davanti alla chiesa, che prima erano collegate al contatore della scuola materna. Tutte queste cose che sono già andate a buon fine ci fanno piacere e vi ringraziamo, e ci rende anche fieri di far parte di questo nuovo modo di interagire con gli uffici, vedendo anche da parte vostra che c'è la volontà di risolvere i problemi non solo per il centro città ma anche per le nostre piccole realtà frazionali. Comprendiamo anche che a volte certe richieste l'iter burocratico è lungo e per altre invece i costi per la loro realizzazione bisogna anche far conto sul lato economico. Ci sono ancora alcune criticità che speriamo di risolvere in futuro. Uno dei tasti più dolenti per la nostra frazione è la scuola materna, che ormai è chiusa dal giugno del 2023. Alla frazione questo edificio spiace di vederlo abbandonato se stesso, perché era nato da una donazione alla chiesa parrocchiale per essere utilizzato per i bimbi. Confidiamo nel vostro aiuto per trovarne una giusta destinazione. Da parecchi frazionisti, non solo dalla frazione di Freddo ma anche dalle frazioni limitrofe, giunge la richiesta invece di sopperire alla mancanza di un allaccio per i vigili del fuoco, data purtroppo la notevole presenza di capannoni agricoli che rischiano un elevato rischio incendio. Inoltre è già stata anche segnalata la mancanza di alcuni punti luce all'incrocio tra la provinciale e alcune borgate della frazione, tipo strada di Freddo 52, strada di Freddo 56 e alcuni punti nelle case Bruni in via Pignolli. Anche il punto luce qui davanti all'ACLI, adesso è collegato al contatore del sindaco, mi scrolla la testa. è collegato al contatore dell'ACLI e chiederemmo se è fattibile il collegamento alla luce pubblica. Se però questo è una cosa onerosa, si potrebbe pensare di dare un contributo al circolo. L'incrocio tra via Magnini e via Pignolli è anche interessato da un altro problema ed è già stato sollevato da alcuni abitanti delle case Bruni nelle precedenti amministrazioni e riguarda i tubi della vialiera del consorzio Brobbio Pesio, che attraversano questo incrocio sottostanti e non sono idonei alla portata dell'acqua, specie vista anche le frequenti precipitazioni degli ultimi anni. Sono già stati fatti dei sopralluoghi con i vigili e con il geometra Gramaglia del Consorzio Irriguo e rimaniamo però in attesa di un riscontro da parte del comune e della provincia. In questo video sarebbe anche cosa gradita il posizionamento di una telecamera per motivi di sicurezza, in quanto ci sono stati frequenti furti nella zona. Come prima vi ho detto, insieme alla frazione di Rifreddo siamo anche portavoci del nucleo dei Bertoni. Anche da loro hanno problemi di scarsa illuminazione pubblica e hanno un altro problema che è stato sollevato dagli abitanti è l'elevato numero di transiti in strada dei Bertoni, per capirci direzione Mondovicino, visto le dimensioni un po' ridotte della carteggiata e la presenza a entrambi i lati delle vialere. Si chiede se è fattibile anche da un punto di vista del codice della strada magari di riservare la strada ai residenti e agli autorizzati.
gli abitanti proporrebbero anche un dissuasore di velocità sulla provinciale 237. La motivazione è l'elevata velocità di chi transita nel tratto tra il cavalcavia della zona industriale fino all'incrocio di Corso Francia. Prendono proprio velocità. Altra problematica, non ultima però per importanza, che accomuna sia il Rifreddo che i Bertoni è il continuo abbandono di rifiuti lungo le strade e nei campi adiacenti. E sarebbe anche qui utile posizionare delle telecamere per risalire purtroppo i malfattori. Problema anche che ci accomuna non da poco l'aumento della presenza di selvaggina. Lupi, cinghiali, caprioli che non creano non pochi problemi sia per il rischio di incidente che per chi detiene animali anche al pascolo e vicino alle abitazioni. Inoltre c'è anche stato segnalato un discorso di girovagare di cani che non sono randagi, che circolano senza controllo e sono abbastanza pericolosi anche per i numerosi ciclisti che transitano sulle nostre strade. Direi che il riassunto è questo, però prima di concludere vorrei ancora ringraziare per il servizio che il Comune, in collaborazione con la locale Croce Rossa, ci fornisce. Ogni mese, il primo e il terzo mercoledì, qui proprio nei locali dell'ACLI, vengono erogate delle prestazioni a favore dei frazionisti, ad esempio misurazione della pressione, glicemia, farmaci, consegna di farmaci, prenotazione di visite. Questo servizio qui ha finora avuto un buon riscontro ed è risultato molto utile, specie per le persone anziane, per cui confidiamo che continui. Allora, concludo e ringrazio per la vostra attenzione e spero in un riscontro nelle cose elencate. Grazie mille, buonasera. Grazie, io non sono quello che risponde a tutti questi quesiti, ma devo dire che un paio di cose che ho sentito le condivido perché le ho verificate direttamente. Ad esempio il problema della strada dei Bertoni, in effetti credo sia da pensare seriamente un utilizzo solo per i residenti, perché risulta difficile, se non impossibile, addirittura il sorpasso di una macchina o una bicicletta, quindi il problema effettivamente c'è. Per quanto riguarda i cani, che gentilmente lei ha definito randagi, secondo me non sono proprio tutti randagi, cioè molti escono dalle abitazioni private, e credo che sia questa una cosa gravissima, perché lei ha segnalato certi posti, io ne ho visti anche degli altri, cioè veramente l'invito a chi ha dei cani a tenerli come si devono tenere e non abbandonarli per la strada, perché sono veramente pericolosi e possono causare guai non da poco. Prima delle risposte da parte del sindaco e della giunta, ci sono altri cittadini che intendono chiedere la parola? Prego, signora Ferrero, venga. Sì, io questa sera vorrei parlare di salute, la salute che riguarda tutti noi, cittadini, istituzioni. E il sindaco prima ha citato questo monitoraggio dell'inquinamento, no? Inquinamento dell'aria, poi l'agricoltura che può inquinare, ma bisognerebbe anche considerare l'inquinamento da elettrosmog. Perché è un inquinamento che non si vede, non si sente, ma agisce ed è molto, molto, molto nocivo. Ci sono delle evidenze. Infatti c'è anche un altro punto che io so che lei sta preparando e voglio chiedere anche a questo proposito sul piano antenne. Perché si fanno i piani antenne? Perché si sa che è una cosa nociva, quindi si cerca di evitare il peggio, di non fare delle concentrazioni dove ci sono più abitazioni, più persone, vicino agli asili, ponti sensibili. Quindi si sa che è una cosa nociva, ma sembra quasi un tabù. Allora, i sindaci, lo sanno, hanno il dovere, la responsabilità civile e penale. Cioè, sì. Infatti se si va a chiedere sulla salute si rivolge
alla regione, alla provincia, dicono no, ma il sindaco è responsabile lui di questo. Allora sappiamo purtroppo, e rimane questo, intanto noi cittadini preoccupati della salute ogni giorno di più, perché vedete, lo sentite, no? Ogni giorno morte improvvisa. Prima l'infarto è una persona anziana, adesso anche ragazzini, vanno a scuola, tac. Oppure vanno, non so, a giocare, fate tante belle, insomma, pensate a creare delle aree per ragazzi, poi da anche loro, 16 anni, ha avuto un malore improvviso. Cioè, qualche dubbio viene, no? Allora, può essere anche questo? I dubbi, vengono i dubbi, però bisogna rifletterci. Allora, a rifreddo avevamo sentito questo problema quando è arrivato, quando si è messa l'antenna. Le persone che abitano vicino si sono preoccupate, ma adesso non è più un problema solo di rifreddo. Le antenne arrivano dappertutto, anche davanti al municipio, dappertutto. Ormai è un far west, il far west delle antenne. E sappiamo che i sindaci sono completamente esautorati, perché chi è che comanda in Italia? Gli grandi colossi, in questo momento è la telefonia, per cui li facciamo anche le leggi che vanno bene per loro. Io qua, adesso vi dico anche una cosa, che diciamo da ogni negatività arriva anche la luce, la positività. Allora io mi sono, dopo appunto il sindaco, è stato un sindaco coraggioso, ha fatto ricorso, poi ho dovuto ritirarlo perché ha detto ce lo perdo. Però ci sono anche altri sindaci coraggiosi in Italia, poi vi spiego se avete ancora, se mi sopportate, io continuo. Allora, se mi sopporta, perché è una cosa che riguarda... No, dico, la sopportiamo volentieri, però eravamo d'accordo... Ma se una cosa interessa gli altri... Vabbè, no, ma questo è un consiglio comunale, quindi... Vabbè, non cioè, dico, gli altri siamo tutti causa. Gli altri. Allora... Allora, dovrò fare una sintesi, dove ero rimasta perché mi sono un po' persa. Sindaci coraggiosi. Allora, il sindaco era stato coraggioso, ha fatto ricorso, poi dice tanto lo perdo. Infatti, chi comanda in Italia il telefonino, lo sappiamo, no? I sindaci, non c'è più politica. Persone, qui non c'è più politica. La politica è morta, possiamo dire. Allora il cittadino si rivolge al sindaco, il sindaco non può far più niente, però ci sono sindaci coraggiosi. Infatti, vedete qua, ho fatto una sintesi, mi piacerebbe lasciarla, poi ho della documentazione. Nel frattempo ho scoperto e sono diventata membro e referente, lo dico a tutti voi se avete bisogno, sono la referente del CCE, Comuni contro l'elettrosmog. Che non vuol dire contro il digitale, perché so tanti, molti sindaci dicono ma non prende nelle valli, non c'è il segnale, quindi il digitale è una cosa, è collegato al digitale, ma qui si parla di elettrosmog. Allora, io sono membro, quindi se avete delle, se faccio, non ho tutte le competenze, però in questa associazione, che è molto ben strutturata, in Piemonte ci sono tutte le competenze normative, scientifiche e mediche, per cui una delle finalità di questa CCE è di sensibilizzare le persone ed aiutare i sindaci, collaborare con i sindaci. Allora, quello che noi chiediamo, vorrei che fosse un impegno del sindaco, poter fare una giusta informazione, perché intanto so che ad esempio, il prossimo a novembre, 22 novembre, c'è l'Assemblea Nazionale in Piemonte dell'ANCI, che è l'associazione di tutti i sindaci. Ma almeno in quell'occasione, sindaci, parlate di questo problema, che è un problema di tutti, e del cittadino. A chi si rivolge il cittadino? Al sindaco, è l'unico che sentiamo vicino, perché la politica ormai non ci crede più nessuno, ma questa ancora possiamo, diciamo, recuperarla. Allora io chiederei veramente, accoratamente, di poter, tramite questa associazione, fare incontri formativi per la popolazione, ma o forse cominciare da questo consiglio comunale, veramente capire il problema in modo che quando vi troverete con l'ANCI siete preparati, perché... Io ho collaborato col sindaco, però quando sono stata anche l'ufficio tecnico, dice ma noi ne sappiamo niente di 5G, io sono geologo, io architetto, non c'è conoscenza. E io non ho in questo periodo ho contattato anche altri sindaci della zona che più o meno conoscevo,
alcune, tutti sentono il problema, mi hanno messo l'antenna sul municipio e ho potuto dire niente. È una vergogna questa. Che poi è tutta una violazione di principi normativi, è tutto truffaldino, è pieno di inganni. Io qua ho solo una sintesi, ma sì, no, non possiamo parlarne questa sera, e mi piacerebbe appunto che tutti voi, per dire, il problema esiste e di affrontarlo, perché la conoscenza è la prima cosa. Allora io vorrei tanto chiedere, posso proprio chiudere, mi piacerebbe avere lo spazio, avere io no, ma l'associazione con tutte le persone competenti per fare informazione a partire dal Consiglio Comunale e dalla cittadinanza di Mondovì, perché non si può rassegnarsi così. Cioè veramente, se ci rassegniamo così, ma cosa siamo ancora? Allora non c'è più, Dio è morto, la politica è morta, lasciamo che ci ammaliamo tutti. E ci sono i sindaci coraggiosi, già questa cosa devo ancora dirla, perché nel lasso di tempo che dal decreto legge si passava alla legge c'era tempo e non è stato fatto per fare la conferenza Stato Regioni, per interpellare le ASL, l'ARPA, l'INAI, tutti gli istituti deposti hanno questi compiti di monitorare, non è stato fatto niente. Qui siamo in un far west, primo, e una, diciamo, fuori legge, cioè è un sistema che è veramente fuori legge. Allora riportiamo qualcosa di positivo in questa nostra Italia. Infatti lei diceva anche sull'agricoltura, poveri agricoltori, è tutto che si sta sfasciando. Cominciamo da questa negatività, da questa criticità, a cominciare a rigenerare qualcosa. Allora i sindaci, sono stati 120 sindaci coraggiosi che hanno fatto ordinanze, delibere per parlare di questo problema. Adesso sono 150, si stanno organizzando, molto sono i sindaci dell'Alto Adige e molto in Levante. Se volete, noi abbiamo tutte le competenze, tutti, anche altri sindaci, se volete anche, diciamo, collegarvi con altri sindaci, comunque c'è un movimento di sindaci che si sta formando, sono solo 150, ma se fossero qualcosa di più. Allora io chiedo accuratamente di poter fare sensibilizzazione, informazione, sempre in un'ottica molto democratica, un fronte di idee, alcune delle convinzioni, altre. Avete delle perplessità, delle domande da fare, qualsiasi cosa. Abbia pazienza, il problema l'abbiamo capito. Ecco, allora, l'avete capito? Che risposta mi date? Come cittadina di Mondovì, rifredese? Come risposta chiedo se ci sono altri che vogliono intervenire, come è giusto. No, perché siamo qui ognuno per dire la sua, sì, però non è un dibattito, perché ho spiegato già prima di iniziare che non era la sede per fare tutto questo. Grazie che mi ha dato lei mi ha promesso che avrebbe parlato 3 minuti per esporre il problema, poi se vuole fare un comizio il discorso è diverso. Ecco. No, è un appello. Non è la sede, l'abbiamo capito. È un appello a voi. L'abbiamo capito perfettamente. Allora vorrei qualche risposta. La pregherei, quando sarà il momento le risponderanno, vorrei andare avanti e sentire se altri cittadini vogliono dire qualcosa. Prima di lasciare voglio solo chiedere una cosa, che mi ha detto, ci sarà il piano antenne e sarete anche abbiamo il diritto anche di visionare questo piano antenne. A che punto è? Poi me lo dice? Grazie, spero che il mio intervento abbia qualche presa su di voi. Prego, signor Camperi. Grazie del signore. Allora, buonasera signor Sindaco, Presidente, buonasera Vicepresidente, buonasera a tutti gli intervenuti, buonasera a tutti. Io sono Sergio Camperi, il capocantone di San Giovanni dei Govoni. Voglio essere molto conciso perché noi di San Giovanni abbiamo chiesto molto poco. Allora, una cosa che ci stava a cuore era un'area bimbi che venga risistemata, messa in condizioni di poter essere frequentata dai bimbi di San Giovanni e anche da fuori, perché a volte arrivano anche da fuori e portano i bambini lì. Al momento c'è solo più un'altalena
chiamiamo l'altalena, e per il resto non c'è più niente. Per altre cose avevamo chiesto se era possibile avere una pensilina, se è possibile in qualche modo dove cercare, dove sistemarla per i ragazzi che vanno a scuola, perché a volte quando piove, nevica, si riparano sotto il mio portone, ma va anche bene, quello non è un problema. Però se è possibile, anche perché arrivano tutti in un posto, li scaricano, e se c'è un'area che possano essere un pochettino. Seconda cosa è il problema della velocità, che avevamo già parlato anche con la signora Chionetti, la comandante dei vigili, che mi ha già esposto che ci sono qualche problematica per tipo autovelox o robe del genere. Comunque vedremo se c'è la possibilità, perché sulla rotonda di San Giovanni quelli che arrivano da Mondovì rallentano molto, perché è più evidente. Quelli che arrivano da Gratteria, come se non ci fosse. Noi siamo lì e abita proprio lì, sulla rotonda, non parliamo di notte. Quelli che vanno piano fanno i 90 all'ora, gli altri sono tutti superiori. Tutto lì. Per il resto niente, abbiamo segnalato dei problemi, abbiamo parlato con il vice sindaco Campora per il depuratore di San Giovanni, che abbiamo visto che era scaricava non più acqua pulita, quasi pulita, ma piuttosto sporca. L'intervento è stato fatto e ringrazio. Per il resto adesso ricontrolleremo, perché ho visto che comunque è già pieno di rovi, di cose, e vedremo se continuano a fare la manutenzione bene, altrimenti verrà segnalato. Per il resto grazie a tutti. Faremo una riunione ancora con gli abitanti di San Giovanni. Se escono problematiche, se non escono, tanto meglio, vuol dire che qualcosa funziona. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Grazie, il signor Campera aveva paura che non andassimo a San Giovanni e quindi ha detto: approfitto dell'occasione. Il problema dello spazio, non come avevamo parlato prima. Lo so. Altri chiedono la parola? Se nessuno più vuole intervenire, do la parola al sindaco. Grazie mille Presidente, grazie a tutti gli intervenuti, un grazie particolare alla capocantone di questa frazione, Daniela, grazie per tutto il lavoro che la capocantone e il consiglio frazionale sta svolgendo, e così come un grazie anche agli altri consigli frazionali. È intervenuto capocantone San Giovanni, ma ho visto che è presente anche il capocantone di Gratteria, e quindi grazie davvero di quello che state facendo. Partiamo dall'ultimo aspetto, quello che è sentito sul tema del 5G o più in generale dell'elettrosmog. Allora, sicuramente, lo dico alla signora Ferrero, ma lo dico a tutti voi, i cittadini, interessati e non, saranno coinvolti nella stesura del cosiddetto piano antenne. Non è che il nostro comune oggi non ne sia sprovvisto. C'è un regolamento che è datato 2006, che è stato approvato dal Consiglio Comunale e che ovviamente riprende quelle che erano nel 2006 le attualità di allora, e deve essere aggiornato sotto questo punto di vista, ma anche dal punto di vista normativo, perché come è stato detto le norme che si sono susseguite dal 2006 ad oggi sono moltissime. Le ultime ad esempio recepiscono alcune indicazioni normative di rango europeo e aumentano quelli che erano i limiti italiani rispetto al segnale elettromagnetico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi in Italia eravamo molto coercitivi, l'Unione Europea ha imposto, per adeguarci a standard europei, di avere limiti più alti. Questo per dire che il mondo, secondo la signora Ferrero, va esattamente al contrario di ciò che lei vorrebbe. Io non ho idea se sia giusto in un senso o nell'altro, perché sono profondamente ignorante, ma le leggi purtroppo dobbiamo rispettarle, anche quelle che ci paiono più ingiuste. In Italia, in modo particolare, ironia della sorte, c'è una legge in vigore, che è una legge che è stata approvata da un Parlamento che aveva fra i suoi componenti
moltissimi eletti che ci hanno raccontato che la decrescita felice era l'aspetto migliore e che c'è un inquinamento di ogni tipo, a partire da quello delle scie chimiche, che però quando si sono trovati ad approvare una norma, hanno approvato una norma che è il contrario di quello che ci hanno raccontato per tanto tempo. Quindi noi oggi, e qui vengo al tema dei sindaci coraggiosi, noi oggi abbiamo una norma che esautora completamente gli amministratori locali da poter incidere su questo. Tant'è che la mia ordinanza era un'ordinanza che fermava i lavori con motivazioni tecniche, poi citava anche tutti gli aspetti che sono citati anche da altri colleghi che su e giù per lo stivale hanno assunto provvedimenti similari, ma non entrava nelle dinamiche che sono le dinamiche prettamente tecniche. Citava anche la norma che vi ho raccontato del 2021, quando dicevamo che sulla base di quella norma le amministrazioni locali avevano la possibilità di segnalare, ad esempio in quel caso c'era già la presenza di una precedente antenna, seppur non dedicata al segnale 5G, ma al segnale 2 e 3G. La ordinanza l'ho annullata, come dire, utilizzando l'istituto dell'autotutela, perché ci sono stati casi precedenti e la giurisprudenza è molto cospicua in questo senso. Quelle ordinanze sono state tutte rigettate e anche alcuni comuni sono stati condannati al pagamento dei danni che sono stati cagionati da quei provvedimenti alle aziende che realizzano questi impianti, perché ci sono aziende che realizzano questi impianti e poi li affittano agli operatori, in questo caso della telefonia. Quindi io non credo di aver avuto particolare coraggio, credo che sia dovere del sindaco, dell'amministrazione, tutelare la propria città e i propri concittadini, almeno spiegando cosa sta avvenendo sul territorio. Su questi aspetti abbiamo successivamente, c'è la dirigente presente che potrà correggermi, stiamo incaricando uno studioso, un tecnico di settore che proponga alla giunta comunale prima e al consiglio comunale poi un aggiornamento del regolamento del cosiddetto piano antenne, così ci capiamo. Questo aggiornamento passerà attraverso una revisione normativa di quello che è il regolamento attuale e prima di essere portato in consiglio, così rispondo direttamente alla domanda, è mio impegno condividerlo il più possibile con i cittadini e anche con tutti i consiglieri interessati, ovviamente in via informale extra consiglio. Devo dire con estrema onestà che l'affermazione Far West non mi piace molto, ma perché è questo? Perché ad esempio l'installazione dell'antenna qui a Rifreddo è stata autorizzata dall'ARPA, che è l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente. Questo per dire che gli strumenti che sono oggi a disposizione sono utilizzati tutti. L'ARPA ha tre strade: o autorizza o non autorizza, oppure autorizza con prescrizioni. In quel caso ha autorizzato con prescrizioni. Ha detto bene la signora Ferrero nel rappresentare come in tante altre parti della città, frazioni o concentrico, stiano proliferando questo tipo di impianti. E questo è il motivo per cui dobbiamo dotarci di un regolamento. Perché se andiamo dietro, in quel caso, ve lo dice un liberale, alle regole del mercato, noi rischiamo di avere tutta la città e tutta la campagna disseminata di questo tipo di antenne. Perché se io adesso faccio un'indagine e chiedo qui quanti telefonini abbiamo, forse tranne la signora Ferrero, ma ognuno di noi ha un telefonino. Ce l'ha anche la signora Ferrero. Spento, va bene. No, ma non volevo entrare nella sua privacy, teniamolo spento. Quindi dicevo, questi aspetti sono aspetti che dobbiamo sempre ricordarci, perché è chiaro che la dinamica in questo senso è una dinamica particolare e non dobbiamo però pensare che, nonostante le normative non ci piacciono, non ci sia controllo. Poi, e vado velocissimo, se voglio pensare che alcuni operatori, soprattutto del mondo della telefonia, oggi siano più forti della politica o delle istituzioni, posso anche pensarlo, io non ho né motivo per confermarlo né motivo per smentirlo. Posso rappresentare un aspetto che riguarda direttamente le amministrazioni comunali e guardo l'assessore che se ne sta occupando, cioè il dottor Rabbia. Il comune di Mondovì negli anni ha autorizzato l'installazione di alcuni impianti
per il rimando del segnale telefonico e non solo, su immobili che siano terreni o che siano edifici di propria proprietà. Sul tetto del comune ce ne sono alcuni. Attraverso quegli impianti il comune incassava circa 160.000 euro all'anno, che sono soldini molto importanti perché potevamo utilizzarli con libertà di spesa, non erano destinati come le contravvenzioni che la Chionetti vi fa in grande numero e vanno utilizzate per intervenire sulla viabilità e sulla sicurezza stradale. Con una norma del governo Draghi, tanto per dire che le norme si susseguono indipendentemente dai colori di chi ci governa, con una norma del governo Draghi, una cosa che solo lo Stato può fare, io non credevo neanche allo Stato, ma evidentemente c'è qualcuno che lo pensa, hanno fatto una norma dove hanno detto i contratti in essere che consentono di incassare un canone di locazione da 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 euro all'anno sono tutti cassati e d'ora in avanti i comuni incassano 800 euro all'anno su quegli impianti. Questo è un segnale chiaro di cosa pensa il nostro Parlamento, ripeto, indipendentemente dai colori. Voi immaginatevi se avete un inquilino che il giorno dopo vi viene con una norma e vi dice: guarda, lo dico alla mia prof, Caterina, fino a ieri mi affittavi con un contratto firmato a 5.000 euro all'anno, adesso te ne do 300 perché me l'ha detto lo Stato. È una cosa che è incredibile, eppure nei confronti dei comuni l'hanno fatto. Quindi non solo i sindaci, insomma non solo non considero quello un atto di coraggio, ma era semplicemente per far comprendere che qualcuno ogni tanto le cose le legge e cerca di ragionarle. Confido di averle risposto, le avevo già detto in privata sede che tutte le delibere che stanno assumendo molti comuni dove dicono no all'elettrosmog, per quello che riguarda il valore di quelle delibere, è pari a quello che utilizziamo quando mettiamo qualche giornale per accendere la stufa, nel senso che le fonti primarie, cioè le leggi, vengono prima ai noi delle delibere del comune che non possono essere contrarie a quelle norme pena un ricorso. Detto questo, grande disponibilità da parte dell'amministrazione a fare serate di confronto con l'associazione che lei ha richiamato, che peraltro è presieduta a livello romano da un signore che conosco perché era un mio collega quando lavoravo a Roma, quindi ne sono assolutamente felice se riusciamo a farla, e mi metto anche a disposizione col nostro ufficio stampa per pubblicizzarla, perché più si conosce e meglio stiamo, soprattutto per quello che riguarda la salute. Vengo agli altri temi, poi se ci sono colleghi di giunta che vogliono rispondere ovviamente tocca loro. Per quello che riguarda il girovagare dei cani, è un tema che purtroppo è sempre più presente, soprattutto nelle aree frazionali. Penso ad esempio al Merlo, sempre guardando la comandante Chionetti. Devo dire, non me ne vorrà il consigliere Ippoliti, che il servizio veterinario dell'ASL non fa assolutamente nulla per intervenire. E questo aspetto è un aspetto sul quale io mi sono francamente stufato, e quindi credo che in settimana scriveremo a chi il servizio veterinario dell'ASL sovrintende, vale a dire il direttore generale, perché addirittura al Merlo mi hanno chiesto un incontro pubblico su questi aspetti. Condivido ciò che ha detto il presidente Tomatis, che tanti il cane dovrebbero tenerlo o attenzionarlo un pochino di più. Mi permetto di dire, per quello che riguarda il centro storico, anche per gli animali di affezione che fanno pupù e pipì lungo le strade e devono avere la bottiglietta. Ho detto pubblicamente cosa penso del servizio veterinario, poi domani la Chionetti mi sgriderà, ma ormai l'ho fatto, comandante. Per quello che riguarda l'abbandono dei rifiuti, abbiamo risolto un problema attraverso alcune segnalazioni su strada dei Bertini, mi pare, infrazione Breolungi. Questa è un'altra bruttissima abitudine che ci stiamo prendendo, che molti cittadini stanno prendendo. Ci sarà il nuovo appalto, anche qui non dico cosa penso di chi oggi raccoglie la rumente in città, perché potrei risultare francamente maleducato. Confidiamo che il nuovo appalto possa andare meglio e confidiamo che gli ispettori ambientali, questa figura che verrà introdotta dal nuovo appalto, ci aiutino anche in questo senso. Quello che vi prego di fare è di segnalare gli abbandoni al comando di polizia locale. Quelli sono reati
che possono assumere anche una natura ambientale, quindi possono anche essere perseguiti penalmente. Vi racconto un aneddoto veloce. Un signore perveniva da Mondovì a Mondovì da Pianfei, ha pensato bene di lanciare un sacchetto della rumenta fuori dal finestrino. La sfortuna è che aveva dietro una persona che lavora presso la nostra polizia locale. Quando questa persona è stata richiamata è stato anche detto: ah, ma non si può fare. Quindi siamo anche a questi livelli. Ma vi racconto questo, mi rendo conto che sdrammatizzo anche, però siamo veramente a questi livelli, che è preoccupante. Quindi vi invito a segnalare e dove possiamo interveniamo assolutamente. Vengo alle segnalazioni che ha fatto la capocantone Daniela. Allora, sulla scuola materna sapete che è un crucio grande, sta cercando l'assessora Bertazzoli di intervenire in ogni modo anche con la proprietà. Credo che insieme anche con Caterina abbiamo incontrato negli anni, prima ancora della presenza del consiglio frazionale, non so più quante persone che si sono dimostrate interessate a una soluzione o un'altra. Continuiamo in questo senso, non ce ne dimentichiamo. L'erba l'abbiamo tagliata, adesso dobbiamo fare qualcosa per i giochi che sono ancora lì presenti per far sì che non marciscano. Sull'allaccio ai vigili del fuoco cercheremo di capire cosa si può fare, penso che ci stia già lavorando il vice sindaco, così come sui punti luce. Sappiamo bene del punto luce che è qui allacciato, abbiamo anche un preventivo per allacciarlo all'impianto di illuminazione pubblica, cerchiamo di capire se riusciamo a trovare le risorse per farlo. Per quello che riguarda l'incrocio strada Pignoli-strada Magnini, qui invece parlo da presidente della provincia, visto che una di quelle strade è provinciale, confidiamo di poter intervenire per risolvere finalmente l'annoso problema del tubo. Tu mi guardi e ridi, Daniela, che mi dici, è la sesta volta che me lo dici, ma prima di finire la legislatura, se lo faccio, ci prendiamo un caffè. Però confido che il 2025 sia l'anno dove la provincia avrà le risorse per poter fare quell'intervento. Ne ho già parlato col consorzio Irriguo. Infine, per quello che riguarda la velocità, questo è un argomento che metto insieme a quello dell'abbandono rifiuti e in generale purtroppo della maleducazione di alcune persone, concittadini e non. La velocità, gli strumenti di rilevazione e di contravvenzione fissi vengono decisi, le zone dove installarli vengono decise dalla prefettura. La prefettura ha un decreto del 2012 che richiama alcune delle zone, ad esempio l'autovelox fisso di Pogliola è stato installato lì perché lì era previsto dalla prefettura. Come provincia abbiamo chiesto un aggiornamento perché dal 2012 al 2024 sono passati anni, ci sono nuovi mezzi, ci sono tante innovazioni, la prefettura ci sta lavorando. La presenza del nostro comando di polizia locale, io ringrazio la comandante e i suoi uomini, non riusciamo ad averla su tutto il territorio come vorremmo e come vorrebbero anche loro, ma queste segnalazioni ci sono molto preziose perché cerchiamo di mettere lì gli autovelox mobili, i velox mobili per provare a intervenire. Anche su questo non siamo fortunati perché voi avrete visto tutte le dinamiche dei velox che sono stati sequestrati su e giù per lo stivale, perché non sono omologati, ce ne sono molti purtroppo e quindi è tutto un terno allotto anche lì, perché se troviamo il giudice di pace che dà ragione a chi ha subito la multa, multe non ne facciamo più. Io amo dire che le multe non sono fatte per incassare, ma sono fatte per far comprendere che le regole vanno rispettate e quelle risorse che vengono incamerate sono reinvestite tutte in misure di sicurezza stradale. Dopo, se avrete pazienza, discuteremo anche di un'interrogazione presentata dai colleghi del centro-sinistra e questi concetti li ribadiremo. Presidente, spero di aver affrontato tutti i temi che mi sono stati sottoposti. Di San Giovanni Govoni parleremo quando andiamo a San Giovanni. Cosa mi manca? Via dei Bertoni troppo stretta, le strade frazionali sono tutte tanto strette, speriamo di trovare le risorse per intervenire, ma oltre non mi spingo alla lunghezza. Lascio intervenire altri perché non ho ben presente la situazione. Grazie. Bene, allora riprendiamo ufficialmente la seduta del Consiglio Comunale. Punto numero 3 all'ordine del giorno, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, numero 243/2024,
resa nel procedimento registro generale 40-2024 e registro generale 41-2024, provvedimenti. La parola all'assessore Rabbia. Sì, grazie. Questo è analogo a un precedente provvedimento di qualche consiglio fa, è un debito nato da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in un contenzioso tributario tra il Comune di Mondovì e l'ASL per Tari e IMU del 2018. La commissione tributaria di primo grado, io la chiamo così ancora la vecchia maniera, ha dato torto al comune, la materia non è assolutamente materia facile, ci sono state nel tempo sentenze a favore del comune, altre sfavorevoli. Questa sentenza sfavorevole ha condannato il comune per la seconda volta al pagamento delle spese, che sono 500 euro oltre accessori, per un totale di 634,40 euro, che è un debito che deve essere indicato e riconosciuto come fuori bilancio, ancorché abbia la sua copertura nei fondi stanziati dal bilancio di previsione del 2024-2026. Questo contenzioso credo che andrà a finire nel momento in cui arriverà la sentenza della Corte di Cassazione. C'è stata l'udienza il 24 settembre, quindi qualche giorno fa. Appena avremo il dispositivo, io penso un paio di mesi, si saprà se la Cassazione, Corte di Cassazione avrà sposato o meno le ragioni del Comune, e a quel punto il Comune si regolerà di conseguenza. Grazie. Grazie. Apro la discussione sul punto numero 3, ci sono degli interventi? Non ne vedo. Quindi, come l'ho aperta, la chiudo, metto in votazione il punto numero 3, chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvata a maggioranza con 6 astensioni, metto in votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, medesima maggioranza. Punto numero 4, esercizio finanziario 2023, bilancio consolidato, approvazione. La parola all'assessore Rabbia. Grazie. Allora, questo è un adempimento annuale che ogni anno dobbiamo affrontare, il Consiglio deve affrontare, che è l'approvazione o meno del bilancio consolidato. Bilancio consolidato vuol dire l'unione dei bilanci del comune con le sue partecipate. Gli enti che rientrano nel perimetro di consolidamento, li vedete in fondo alla prima pagina, all'inizio della seconda pagina della proposta, e sono il consorzio dei servizi socioassistenziali del Monregalese, dove il comune detiene una partecipazione del 38,90%, l'ACEM, azienda consortile ecologica monregalese, col 24,31%, il consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte 0,40%, ATL locale 0,67%, Mondo Acqua SPA 33% e SMA società consortile 23,83%. Tutti questi enti hanno consegnato i loro bilanci consuntivi al 2023, sono state fatte le operazioni di consolidamento e i risultati sono quel bilancio che voi vedete allegato alla proposta di delibera. Deve essere, come detto, approvato il 30 settembre, per cui la proposta è quella di portare all'attenzione del Consiglio il bilancio consolidato. Grazie. Grazie, apro la discussione su questo punto. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Orelli. Grazie. Ok, grazie. Vedo che torna l'assessore Campora, pensavo che sapesse che faceva una domanda che forse lo riguardava, ha detto scappa, invece è tornato. No. Approfitto della presenza ancora del pubblico per fare una domanda che ho già fatto nelle commissioni, ma che credo che sia importante possa essere conosciuta la risposta, insomma, da tutti. In questo bilancio consolidato si parla delle partecipate, tra cui c'è anche l'ACEM. La domanda è duplice, in realtà è unica, sapere a che punto è
il bando, i tempi del bando per la raccolta dei rifiuti che sappiamo che stiamo attendendo, come ha già anche comunicato il sindaco in una risposta precedente, e quali sono gli elementi costitutivi per il quale, fondamentali, insomma, per il quale il comune ha chiesto che vengano messi nel capitolato e nelle indicazioni di chi prossimamente si aggiudicherà questo bando. Grazie. Altri chiedono la parola? Consigliere Morandi. Sì, io vorrei chiedere all'assessore Rabbia una cosa di cui abbiamo anche qui già parlato nelle commissioni, che riguarda la relazione dell'organo di revisione, dei revisori, perché ci sono dei punti, due punti in particolare, che appunto forse meritano un chiarimento. Già li intravede l'assessore Rabbia tra le pause delle mie parole. Uno è quando l'organo di revisione dice di rimanere in attesa di avere chiarimenti sulla composizione e valorizzazione delle componenti nella voce fondo rischi. E l'altro è il punto successivo, dove i revisori dei conti si riservano di approfondire le valutazioni anche legate al risultato economico negativo rappresentato nel presente bilancio consolidato. Appunto, un chiarimento a proposito di questi due punti che sono, diciamo, di riserva dei revisori di conti. Altri chiedono la parola? Nessuno? Gli assessori intendono rispondere? Assessore Rabbia. Ma sì, allora, come già ci siamo detti in commissione, allora, in questi due punti, allora, il primo punto che lei ha citato, cioè quello dove il collegio si trova, cioè è in attesa di avere chiarimenti sulla composizione e valorizzazione della componente del fondo rischi altri, ovviamente la trovo assolutamente fuori luogo, ma nel senso che avessero chiesto quello che è la composizione di un fondo rischi del comune, anzi è assolutamente degno di nota, ma nel momento in cui chiedono la valorizzazione del fondo rischi di una società controllata dal comune, mi trovo veramente un po' fuori luogo, nel senso che qua siamo al bilancio consolidato del comune, non andiamo ad approvare il bilancio di Acem, perché sono altri ad approvare. Come l'ho detto, questo, come dicono anche i revisori, come l'avevo già detto in commissione, non vi è corrispondenza. Allora, nel processo di consolidamento vengono elise le partite infragruppo, no? Quindi quelli che sono i crediti del comune devono essere debiti di Acem e viceversa, o comunque delle società partecipate. In questo caso ormai è da anni che comune e Acem hanno delle discrepanze sulle valorizzazioni delle partite infragruppo nei rispettivi bilanci. Perché Acem ha iscritto nel proprio bilancio un credito nei confronti del comune, peraltro coperto da un fondo rischi, quindi insomma messo in sicurezza nel bilancio di Acem, che il comune non ha mai riconosciuto. Nasce da un accertamento della Guardia di Finanza fatta da Acem, non ho idea più di quale anno sia, ma probabilmente oltre 10 anni fa, che Acem ha chiesto la rivalsa sul comune di Mondovì, a mio avviso in maniera non propriamente corretta. Bisognava farlo in un'altra con un altro procedimento, peraltro, se non ricordo male, il comune su questa vicenda aveva già chiesto 2 interpelli all'Agenzia delle Entrate, che avevano dati entrambi ragione al comune. Quindi il Acem prudentemente nel suo bilancio quel credito ce l'ha ancora, mi auguro che lo tolga presto, ma è completamente coperto da un fondo rischi, quindi diciamo che non crea problemi. Adesso il collegio sindacale, il collegio dei revisori si preoccupa di questa discrasia di dati tra i due bilanci, gli si darà risposta e riscontro sicuramente. So che gli uffici della dottoressa Pecolo hanno già chiesto, non so se formalmente o informalmente, una richiesta ad Acem per dare una risposta al collegio dei revisori, però insomma io fossi stato un revisore non l'avrei scritto, però insomma loro l'hanno scritto, è rimasto nero su bianco, fortunatamente esprimono parere favorevole, quindi non mi preoccuperei, ma proprio perché insomma io sono sicuro che Acem
deve solo mettere in moto il meccanismo per poter stralciare quel credito lì, e sono fiducioso che entro la fine dell'anno ciò avvenga. Può anche essere che ci troveremo la stessa annotazione il prossimo anno, però di questo il comune e il bilancio del comune non avrà né un danno né tantomeno un torto. E la seconda, il collegio indica nella sua relazione, essendo di recente nomina, non è l'attuale organo di revisione ad aver espresso il parere sul rendiconto 2023 e quindi si riserva di approfondire le opportune valutazioni anche legate al risultato economico negativo rappresentato al presente bilancio consolidato, riconducibile per lo più alla gestione economica dell'ente. Questo perché, se voi avete visto i documenti, questo bilancio chiude in perdita, ma come chiudeva in perdita? Insomma, sono sicuro che ve lo ricorderete bene, il bilancio consuntivo del Comune di Mondovì approvato qualche mese fa. Era una perdita di 1.361.154,53. Questa perdita è una perdita di tipo economica che nel bilancio finanziario di un comune, dal mio punto di vista, ha assolutamente scarso significato. Succede spesso nei comuni quando viene applicato molto avanzo. Voi vi ricordate che nel bilancio 2000 il consuntivo 22 aveva un avanzo di amministrazione libero molto alto, 2.800.000 se non ricordo male. L'applicazione di quell'avanzo ha generato sul consuntivo 2023 una perdita di esercizio, ma ripeto, è scarsamente di scarsa importanza. Chiaramente quel bilancio di esercizio, quindi un bilancio consuntivo in perdita, unisce i risultati di esercizio di tutte le società partecipate, di conseguenza questa è l'annotazione. Quindi ci sono bilanci che sono in utile, bilanci che sono in pareggio, e questo vanno a ridurre il risultato complessivo dell'ente. Spero di aver chiarito, grazie. Grazie assessore Campora. Grazie presidente. Ringrazio il consigliere Aurelia che mi permette di precisare un aspetto che è molto importante ricordare. Il servizio della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana è gestito non direttamente dal comune, ma dal consorzio ACEM, che è il consorzio a cui partecipa il comune di Mondovì con gli altri 86 comuni del Moregalese. Poi c'è un appalto di raccolta dei rifiuti relativo alla città di Mondovì, una relativa alla città di Ceva e una relativa a tutti gli altri 85 comuni del Moregalese, che è quello che è stato aggiudicato recentemente. Il nostro appalto è scaduto a fine dell'anno scorso. Nei mesi passati abbiamo avviato un confronto tra amministrazione comunale e ACEM, del quale siete stati coinvolti anche voi consiglieri di minoranza, per andare a dettare quelle che sono le linee guida del nuovo appalto, che, come dicevamo prima, comunque compete a ACEM avviare. Quindi ACEM sta adesso, dopo aver ricevuto le nostre indicazioni, facendo redigere dalla società di consulenza ambientale un capitolato che dovrebbe essere stato restituito, è al vaglio dei legali e nel mese di ottobre dovrebbe partire la gara per il nuovo appalto. Quindi entro fine anno, al massimo inizio dell'anno prossimo, dovrebbe esserci un nuovo gestore. Ovviamente il fatto di avere un servizio di raccolta gestito dal consorzio non vuol dire che il comune è deresponsabilizzato, perché comunque con la sua partecipazione nel consorzio e il suo incarico di controllo comunque deve cercare di offrire a tutta la cittadinanza il servizio più efficiente possibile. Ed è per questo che, entrando nel merito di quelle che sono un po' le indicazioni di massima che sono state date, i due aspetti principali sono il passaggio al sacco conforme, vuol dire che non ci sarà più la raccolta con la tariffazione puntuale come adesso, con i mastelli taggati che devono passare ad essere contatti dai lettori digitali, ma verranno consegnati dei sacchi con dei codici nominali per ogni utenza, che quindi riescono a tracciare perfettamente quali sono i conferimenti di RSU nel tempo, e così andare a verificare quelli che possono essere le inefficienze, comunque andare a sensibilizzare chi magari non riesce a fare una raccolta dell'indifferenziata puntuale. Secondo aspetto importante è invece il tema dell'ispettore ambientale, che ha detto il sindaco prima, che sono delle figure che sia il gestore deve istituire per avere comunque un controllo sul territorio, sulle utenze, quindi anche di formazione, di educazione, di supporto alle utenze, in modo tale che non ci siano
ulteriori conferimenti non conformi che sta avvenendo purtroppo ultimamente, nel senso di deposito di sacchi che non sono né di differenziata, non sono né di RSU, ma sono sacchi neri con contenuti un po' misti, che quindi non vanno bene, e sia un ispettore ambientale da parte del consorzio nei confronti del gestore, che quindi controlli che il gestore offra il servizio come deve essere rispettando il contratto, cosa che probabilmente è stata carente negli ultimi tempi, vuoi anche per una difficoltà da parte di Ascom con il personale di far fronte a questa esigenza. Quindi secondo noi l'aspetto fondamentale, qualsiasi regola si mette, è quello di avere un controllo del servizio. Da lì in poi ritengo che anche le utenze, se vedono che comunque il servizio viene svolto in una certa maniera, rispettino anche di più quelle che sono le disposizioni poi date per fare un incremento ulteriore di quello che è l'obiettivo della raccolta differenziata, che non è un obiettivo solo ecologico, ma è proprio imposto a livello europeo, italiano e ancora in maniera più stringente a livello regionale. Quindi dobbiamo andare assolutamente in quella direzione. Grazie. Grazie. Ci sono ancora degli interventi? Consigliere Rosso. Scusi, assessore, solo una precisazione. Di questo discorso qua dell'appalto ACEM, quindi delle varie procedure, mi pare che forse ne avevamo parlato un anno fa, diciamo, però volevo capire, è passato un anno, quando partirà questo iter per la gara d'appalto? Non è che dobbiamo aspettare un altro anno e continuare così, solo da capire. Ci sono altri interventi in replica? No, prego assessore. Beh, innanzitutto preciserei che gli ultimi incontri sono stati a inizio estate di quest'anno e poi ho appena riferito al consigliere Oreglia che l'appalto è in visione da parte dei legali di ACEM e nel mese di ottobre dovrebbe essere pubblicato, quindi si parla di questo mese, non tra un anno. Bene, mi sembra che abbiamo esaurito. Se non c'è null'altro, chiudo la discussione, pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con 6 voti contrari. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Medesima maggioranza. Passiamo al punto numero 5. Variante generale di revisione del vigente piano regolatore generale comunale. Progetto preliminare adottato ai sensi dell'articolo 15, settimo comma, della legge regionale 5677 sue modificazioni, con documento decreto numero 40 del 29/7/24, correzione errore grafico. La parola per l'illustrazione all'assessora Bertazzoli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come ricorderete, il Comune di Mondovì ha adottato in data 29 luglio 2024, durante l'ultimo Consiglio Comunale, il progetto preliminare della variante generale di revisione del piano regolatore del Comune di Mondovì. Considerato che gli uffici comunali competenti hanno rilevato un problema di rappresentazione di alcuni retini sulle tavole relative al centro storico e dato atto che la professionista, capogruppo del raggruppamento incaricato, architetto Gambino Raffaella, ha verificato e confermato che gli elaborati cartacei P7 da 1 a 7, consegnati in data 16 luglio e depositati a corredo dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 40/2024, nonché i relativi file contengono un problema di rappresentazione di alcuni retini verificatosi in fase di stampa finale, considerato che, ancorché si tratti di un errore materiale di origine esclusivamente grafica, ai fini di una corretta valutazione dei contenuti del progetto preliminare da parte dei cittadini coinvolti in sede di pubblicazione e osservazioni, è necessario ripristinare i suddetti retini con conseguente sostituzione delle 7 tavole interessate.
Si ritiene dunque di dover provvedere alla sostituzione delle 7 tavole del suddetto progetto preliminare con quelle consegnate in data 19 settembre 2024 dall'architetto Gambina Raffaella, dando atto che le stesse costituiscono aggiornamento degli omologhi elaborati adottati con delibera del Consiglio Comunale 40 del 29 luglio del 24. Si precisa, infine, che la presente delibera non costituisce modifica sostanziale del progetto preliminare adottato, riguardando la presa d'atto e correzione di mero errore grafico. Si precisa inoltre che l'amministrazione ha richiesto all'architetto Gambino una dichiarazione asseverata che ho qua a mie mani questa sera, quindi giurata innanzi al giudice di pace di Mondovì, dove la stessa certifica che siano stati corretti esclusivamente l'errore materiale di stampa occorso nella consegna avvenuta il 16 luglio e che i documenti cartacei corrispondono ai rispettivi file digitali e a quelli firmati digitalmente. Grazie. Grazie, apro la discussione, ci sono degli interventi. Consigliere Morandini. Sì, io faccio anche dichiarazione di voto, magari così come ci siamo astenuti dal piano regolatore, coerentemente con quella decisione ci asterremo anche su questa cosa. Vorrei solo sottolineare un aspetto a proposito di questo. Noi ci siamo astenuti sul piano regolatore in questa fase lamentando un pochettino il fatto di non aver avuto la quantità di tempo e le occasioni sufficienti per approfondire le questioni di un documento messo in delibera che comportava un centinaio di documenti, credo, più una settantina di tavole. Lo abbiamo fatto diciamo sulla base di due principi. Il primo è quello che il principio di umiltà. Quando non riesci ad approfondire davvero le questioni, allora non ti pronunci. E l'altro principio è quello che, per quanto riguarda ogni deliberazione che noi facciamo in Consiglio, la facciamo a nome dei cittadini e dobbiamo farla in piena coscienza. Perché è una responsabilità approvare e mandare avanti questo atto. Per cui appunto trovo che questa cosa ancora oggi sia, diciamo che dimostri un pochettino davvero che le nostre precauzioni non erano eccessive e che magari le nostre motivazioni non erano così inconsistenti così come poteva sembrare o come sono state presentate. Tant'è vero che appunto chi ha approvato questa delibera lo ha fatto, ma ha approvato i documenti che in una parte, per carità, 7 tavole su 70 o qualcosa del genere, erano sbagliati. Quindi ha approvato i documenti sbagliati. Dal punto di vista normativo, tra l'altro, non estetico, non è che ci fosse qualche virgola fuori posto, ma come sappiamo i colori nel piano regolatore hanno valore normativo. E queste tavole non presentavano, se non ricordo male dalle commissioni, alcun colore. Quindi c'erano delle tavole con degli spazi vuoti, spazi bianchi, che voleva dire appunto un fatto che su quelle piccole particelle il proprietario non ritrovava più non la normativa per quanto riguarda la propria proprietà. E quindi questo probabilmente, se non intervenissimo oggi in comune, vorrebbe dire aspettare, credo, mi diceva l'assessore in commissione, le osservazioni dei vari particolari e così via. Comunque, ribadisco appunto la nostra astensione e a maggior ragione, forse appunto un po' più di tempo non avrebbe fatto male a tutti quanti, magari per il futuro potremmo trarne anche qualche insegnamento da questo, magari non imporsi dei ritmi molto serrati, molto a ridosso della scadenza, ma avere un certo margine, perché in fondo siamo umani e quindi tutti possiamo sbagliare. L'errore umano, come dire, errare è umano, certo forse porre degli argini agli errori preventivamente può essere anche un segno di umiltà. Tutto lì. Grazie. A onor del vero devo dire che sono 9 anni che si parla di questa cosa qui, quindi un po' di tempo, no? E no, perché sennò cioè, sembra che ci raccontiamo delle storie che non esistono, ecco. Non... Ci sono altri interventi? Consigliere Rosso. Niente, la nostra sarà una dichiarazione di voto, nonostante questo incidente di percorso che c'è stato,
e nonostante forse il mese che abbiamo perso per la presentazione delle osservazioni, tanto ne abbiamo già perse giustamente come dice il Presidente del Consiglio 9 o 10 anni, non è quello che fa la differenza. Comunque noi saremo in coerenza con quello che è stato votato il precedente Consiglio, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie, ci sono altri interventi? Nessuno, quindi chiudo la discussione, pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del... Riapro la discussione per la risposta dell'assessore. Avete sentito? Riapro la discussione perché l'assessore vuol dire qualcosa. Grazie Presidente, chiedo scusa se l'ho richiesto in ritardo, forse rispetto alla chiusura della discussione, ma innanzitutto ci terrei a ripetere le regole anche delle convocazioni dei consiglieri, nel senso che come già ho detto nel Consiglio Comunale scorso, la disponibilità mia, e posso garantire anche della dirigente che è qui presente e degli uffici dell'urbanistica, è di ogni giorno, anche quando gli uffici sono già chiusi, e penso che lo abbiamo anche dimostrato. Gli elaborati possono essere visti dai consiglieri alla convocazione delle commissioni, quindi non si può prendere questa situazione per modificare la regola. La regola è questa, consigliere Morandini, e quindi anche in futuro gli elaborati definitivi potranno essere visionati solo con la convocazione delle commissioni. Con riguardo al merito, alla normativa, devo precisare che in realtà la mancanza di colori era effettivamente per la maggior parte su bassi fabbricati che erano normati da norme, quindi non è un errore normativo ma effettivamente grafico. Quindi nella maggior parte dei casi chi fosse andato a cercare la norma regolava i bassi fabbricati ma poi non trovava semplicemente il colore, quindi nella maggior parte dei casi è effettivamente un errore grafico. Errore grafico che, come ha ben specificato, si trovava all'interno di 7 tavole su oltre 100 tavole, quindi in quei 7 giorni effettivamente sarebbe stato difficile accorgercene. Grazie a Dio ce ne siamo accorti immediatamente dopo il Consiglio, la pubblicazione è slittata. Guardavo il consigliere Rosso perché so che i suoi colleghi architetti sono stati contenti di questo slittamento, perché hanno avuto 2 mesi in più per guardarsi il piano e prepararsi alle osservazioni. Il preliminare sarà pubblicato al fine delle osservazioni dal 4 ottobre, quindi dalla fine di questa settimana. Troverete in tutte le frazioni della città l'avviso relativo proprio alla pubblicazione del piano. Gli uffici saranno a disposizione per qualsiasi domanda. La invito, consigliere Morandini, a venire ad approfondire, anche perché mi risulta che in questi 2 mesi ormai passati dall'ultimo consiglio nessuno dei consiglieri della sua minoranza è venuto a chiedere ulteriori informazioni, quindi con molta umiltà non avete ancora approfondito, diciamo, oltre rispetto all'ultimo consiglio comunale. Grazie. Allora, se altro non c'è, richiudo la discussione, pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato a maggioranza con 3 astensioni, pongo in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, medesima maggioranza. Siamo al punto numero 6, Associazione Italiana Città della Ceramica, approvazione e modifica allo statuto, la parola per la relazione all'assessore Botto. Grazie, buonasera a tutti. Considerata l'affermata tradizione ceramica della città di Mondovì, a febbraio di questo anno il Comune ha aderito nuovamente all'Associazione Italiana Città della Ceramica con sede in Faenza.
Ciò ovviamente per consentire una più fattiva collaborazione tra tutte quelle che sono le città appunto con tradizione ceramica. Si tratta naturalmente di una decisione che è stata presa a quattro mani con il nuovo presidente della fondazione, che peraltro ringrazio anche in questa sede per la sua costante disponibilità e per insomma consentirmi sempre proficue occasioni di scambio e di confronto. Pochi giorni dopo il nuovo ingresso all'interno dell'associazione, il consiglio direttivo, precisamente il 28 febbraio, portava all'attenzione dei soci delle modifiche allo statuto dell'associazione, che avevano lo scopo principale quello di ampliare il potenziale numero dei soci dell'associazione stessa. Le modifiche sono molto chiare, presenti all'allegato A, che è appunto allegato a questa proposta di delibera, e vanno nella direzione di aumentare quello che è il possibile numero dei soci dell'associazione, perché consentono alle regioni, alle province, città metropolitane che volessero far parte dell'associazione effettivamente di potervi far parte, cosa che invece prima non era possibile. Ciò anche per aumentare eventualmente quelli che sono i possibili introiti economici, perché le regioni e le province e città metropolitane che vorranno aderire all'associazione dovranno versare una quota associativa speciale, ma senza andare naturalmente a pregiudicare quello che evidentemente deve essere il ruolo preponderante dei comuni, che anche a seguito di queste modifiche potranno sempre esprimere il presidente dell'associazione, mentre le regioni, le province e città metropolitane potranno esprimere un solo rappresentante nel consiglio direttivo. Quindi per queste ragioni che ho brevemente esposto, propongo al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al nuovo statuto dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, con sede in Piazza del Popolo 31 a Faenza, nella formulazione adottata all'unanimità dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 28/2/2024, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B, e prendere atto che naturalmente queste modifiche non comportano aumenti ed oneri a carico del Comune di Mondovì. Grazie. Grazie, apro la discussione. Ci sono degli interventi? Consigliere Morandi. Il mio è un intervento molto breve, assolutamente a favore. Mondovì come città della ceramica è un rapporto che negli anni è stato un pochettino ondivago. Secondo me è importante che ci sia Mondovì in questa compagine di città, anche perché Mondovì è una città in cui la ceramica, salvo una piccola fabbrica, non è più la Mondovì industriale di un tempo. Mentre diverse delle città della ceramica presenti in questa rete lo sono ancora oggi. Quindi è importante che Mondovì ci sia, perché il rischio sarebbe davvero quello di dare all'opinione pubblica l'impressione che a Mondovì la ceramica non si faccia più e della ceramica non si parli più. Per cui è davvero importante questa cosa, che significa partecipare a bandi, tanto per dirne una, partecipare a iniziative, esserci, essere presente in questo elenco importante. Il mio voto sarà favorevole, anche quello del mio gruppo. Grazie. Grazie. Altri chiedono la parola? Nessuno? Quindi chiudo la discussione, metto in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Quindi ci stiamo avviando alla fine e abbiamo ancora due interrogazioni. La prima interrogazione a firma dei consiglieri Gasco, Morandini, Oreglia ha come oggetto la disciplina di applicazione della TARI in relazione a variazioni intervenute nel numero degli occupanti le utenze domestiche in corso d'anno. Sostanzialmente i tre consiglieri interroganti chiedono
Se l'amministrazione ha intenzione di fare in modo che le variazioni intervenute nel numero degli occupanti e le utenze domestiche in corso d'anno abbiano efficacia sulla rideterminazione della tariffa Tari dal momento della variazione stessa o comunque non solo a partire dall'anno successivo, se l'amministrazione ha in serbo di riconoscere una qualche forma di agevolazione per le famiglie con figli universitari o iscritti a corsi post-diploma che si trovano fuori sede per periodi prolungati dell'anno. Risponde a questa interrogazione l'assessore Rabbia. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione qua trae origine all'articolo 14, come è stato correttamente indicato dagli interroganti, articolo 14 del regolamento sulla tassa rifiuti. Allora, io premetto una cosa, io credo che non sia giusto una cosa o sbagliata l'altra, ma che sia semplicemente una scelta, no? Nel senso che questa, come avete scritto anche voi nella vostra interrogazione, avete fatto riferimento ad alcuni comuni che applicano, che disciplinano questo caso in un modo e altri che li disciplinano in maniera diversa. Allora, io ripeto, dico che abbiamo anche parlato col sindaco, con la giunta e anche con i consiglieri di maggioranza, cioè questo, allora, intanto il fatto che valga la situazione al 1 gennaio, voi in questa interrogazione l'avete messa quasi come fosse un aspetto negativo. Io ricordo che vale anche nel caso opposto, cioè mi spiego, se al 1 gennaio ci sono 3 abitanti, papà, mamma e figlio, e poi durante l'anno il figlio cambia residenza e va in un nucleo familiare differente, questo effetto ha effetto dall'anno successivo. Quindi è in questo senso penalizzante per la famiglia, perché si vede a dover pagare una tassa rifiuti per un'annualità dove invece di essere 3 occupanti sono solo 2. Poi dico anche che le tariffe vengono fatte in base alla metratura della casa, per cui quando vedete sulle tariffe, sulle vostre bollette, occupanti 1, 2 o 3, non sono tanti chi effettivamente vi risiede, ma soprattutto sono legate alla metratura della casa. Metrature molto grandi sono 3 occupanti, metrature più piccole sono 2, le metrature, diciamo, le più piccole hanno solo 1 occupante, quindi vuol dire tariffe minori. Ma l'effetto che in questo caso vi ho fatto, in questo esempio, che era, sembrava essere un po' indicato nell'interrogazione, è quello negativo. Io faccio anche l'esempio opposto, no? Una famiglia di papà e mamma dove durante l'anno gli nasce un figlio o durante l'anno il figlio torna a essere a risiedere nella famiglia. Anche in quel caso lì si avrebbe un effetto esattamente il contrario, cioè una famiglia che inizia l'anno con 2 residenti, lo finisce con 3 o magari anche 4 e ha pagato come 2 residenti. Quindi in realtà il meccanismo serve semplicemente non a penalizzare o a favorire qualcuno, come evidente, ma semplicemente a disciplinare nella maniera più facile possibile i casi. Perché io non vi ricordo che l'articolo 26 della tariffa dei rifiuti del regolamento prevede che ogni soggetto che subisca una variazione, quindi che cambi la residenza, che cambi lo stato dell'immobile perché magari inagibile per temporaneamente, deve fare la denuncia a Tari entro 90 giorni. Allora io sfido, vorrei che qualcuno di voi venisse con me negli uffici per vedere e contare quante denunce Tari vengono fatte. 0. Cioè, perché il contribuente, perché i cittadini non sono abituati a fare la denuncia, forse un'abitudine, uno cambia la residenza. Allora, quando viene cambiata la residenza si va all'anagrafe e viene compilato, gli uffici compilano insieme, comunque danno il modulo per cambiare anche la denuncia Tari. Allora in quel caso viene fatto, ma in caso di vendita, di acquisto, di spostamento della residenza fuori comune, io guardi, per esperienza ho visto in questi 2 anni e mezzo che raramente il cittadino si attiva per farlo, ma non per cattiva volontà, perché voglia, io dico in maniera grossa, frodare o guadagnare, semplicemente perché non ci pensa, perché la Tari lo dà per scontato, così come era per l'IMU, no? L'IMU, ormai le denunce IMU sono veramente rarissime perché il comune ha il controllo col catasto. Forse anche in questo senso i cittadini si sono abituati a non fare la denuncia, pensando che il comune poi vada a reperire quelle che sono
le notizie in base al nucleo familiare, la residenza, l'inagibilità dell'immobile o altre riduzioni o rettifiche che si chiedono. Tant'è vero che in tanti casi si scopre dopo 2 anni che magari un contribuente aveva diritto a un'agevolazione che però non aveva comunicato all'ufficio, che si vede impossibilitato a questo punto ad applicarlo se no nell'anno immediatamente prima. Tutti gli uffici, l'ufficio finanziario ha sempre accettato le denunce addirittura tardive, no? Per cui, visto che quindi questa situazione di questo articolo 14 è semplicemente per semplificare le cose, non per penalizzare, per cui al momento mi sento di dire che non ci sia la volontà di cambiare questo comma di questo articolo. Sul secondo argomento dell'interrogazione, idem, anche qua non è una scelta, giusto o sbagliata, è una scelta che è stata fatta credo tanto tempo fa, perché meno da quando sono io assessore questo articolo non è stato, questo comma non è mai stato modificato. La gestione di uno studente universitario anche lì presupporrebbe che venisse fatta la denuncia, poi il sabato, la domenica viene a casa, poi magari l'università la frequenta online, cioè avrebbe veramente tante sfaccettature, tanti profili di incertezza che obiettivamente darebbe poca certezza al tributo e quindi alla bollettazione. Per cui anche in questo caso mi sento di dire che al momento non si intende prendere posizione su questo specifico articolo e questo comma dell'articolo 14. Grazie. Grazie, la parola a un interrogante. Consigliere Porelli. Sì, grazie della chiarezza. Erano due situazioni che insomma erano venute all'occhio sia a noi che ad alcuni cittadini che ci hanno fatto notare e che, come ha detto lei, sono assolutamente comprensibili, perché effettivamente qualcuno è penalizzato oggettivamente e quindi comprendiamo che però l'amministrazione deve fare delle scelte e il computo non è già così semplice, così ci rendiamo conto, almeno mi rendo conto, adesso guardo anche loro che effettivamente andrebbe a complicare, e l'esempio che lei ha fatto giustamente, io penso a che dice uno va a fare l'università fuori, non è giusto che paghi qua, e credo che saremmo tutti d'accordo, non fosse che magari il sabato e la domenica viene, se sta male torna, se la fa online come la calcoliamo, quindi adesso a caldo diciamo che siamo soddisfatti, poi magari se ci viene in mente qualcosa, io non vado a parlare del piano regolatorio, non capisco, ma da lei volentieri, ma solo per il tema, Francesca, ovviamente, non per altro. Grazie. Grazie. L'interrogazione successiva, presentata sempre dai consiglieri Gasco, Aurelia, Morandini, ha per oggetto la pericolosità del tratto di strada provinciale 564 all'uscita di Mondovì. Gli interroganti chiedono se l'amministrazione, sentita la polizia locale, condivida lo stato del tratto di strada provinciale come caratterizzato da particolare pericolosità e intenda valutare l'adozione di adeguati strumenti normativi, limite di velocità e o dissuasivi fissi o mobili nell'ottica della prevenzione degli incidenti stradali. Risponde il sindaco. Grazie Presidente, come ho già avuto modo di dire in privata sede con uno dei consiglieri interroganti, è una tematica che afferisce ovviamente alla sfera provinciale, essendo la strada citata nell'interrogazione una strada provinciale, in modo particolare la 564 che collega la nostra città con Cuneo. Allora, certamente condividiamo gli aspetti di prevenzione della maleducazione, se così vogliamo definirla, stradale. Devo dire che il tratto di strada, i nostri uffici, in questo senso parlo della provincia, non è ritenuto particolarmente pericoloso, nel senso che la 564 è una delle non molte purtroppo strade provinciali che ha la larghezza di carreggiata prevista dal codice della strada, quindi superiore agli 8 metri, e che è un tratto
effettivamente, per tutto il tratto è effettivamente quasi del tutto rettilinea. Purtroppo chi la utilizza alle volte la rende pericolosa, io che la percorro più volte alla settimana appunto da Mondovì a Cuneo e viceversa l'ho notato. Quindi io ringrazio di questa segnalazione che è preziosa e di cui facciamo tesoro per intervenire ulteriormente, ma ribadisco tre aspetti che sono importanti. Il primo, non possono essere installati ulteriori elementi autovelox fissi proprio per le motivazioni che ho detto nel confronto con il Consiglio frazionale. Questi strumenti, il posizionamento di questi strumenti è individuato dalla prefettura e su quel tratto stradale ce n'è già uno a Pogliola e quindi difficilmente ne potrebbero essere autorizzati di ulteriori. Peraltro, ma sarò velocissimo, per installare quegli strumenti ci deve essere tutto uno studio proprio sulla pericolosità, che va dalla rilevazione della velocità al numero di veicoli leggeri e pesanti che passano, alla frequenza di incidenti stradali più o meno gravi. Per quanto riguarda l'adozione di altri strumenti, ad esempio dissuasivi, immagino voi intendiate dossi o attraversamenti pedonali rialzati, sulle strade provinciali, sulle strade di comunicazione non è prevista, non è possibile l'installazione di quegli strumenti. Però facciamo tesoro di questa interrogazione, certamente cercheremo di intensificare il controllo. Se tutto va come deve andare, la provincia di Cuneo sarà dotata, è già dotata di un corpo di polizia provinciale che è attualmente attivo solo per quanto riguarda la parte faunistico-venatoria. Dal 1° di gennaio, concorsi permettendo, ci doteremo anche di agenti di polizia provinciale stradale che potranno quindi affiancarsi agli agenti di polizia locale per le sanzioni amministrative e la verifica in generale della viabilità. Questo strumento potrebbe essere utile per ulteriormente essere presenti appunto sulle nostre strade. Vi ringrazio perché la dinamica e la tematica della prevenzione degli incidenti è una tematica particolarmente importante che mi e ci sta particolarmente a cuore, perché purtroppo la nostra provincia ha avuto negli anni il triste primato di incidenti stradali gravi e mortali. L'anno scorso abbiamo avuto un record positivo, ancorché una sola morte, un solo infortunio sia comunque grave, però abbiamo avuto un numero di morti che è stato il numero più basso da quando esiste la serie storica, dal 1998, anno in cui si sono verificati 138 decessi sulle nostre strade. L'anno scorso ci siamo fermati a 29, che sono comunque un numero estremamente esagerato. Quindi ogni volta che parliamo di sicurezza stradale è una buona volta e quindi vi ringrazio. La parola a un interrogante. Consigliere Morandini. Grazie di aver preso in consegna il caso, anche se suppongo che fosse già stato attenzionato in precedenza. Rilevo l'impegno per questa Polizia Stradale Provinciale. Il sindaco avrà pazienza, per ragioni biografiche io sono particolarmente sensibile ai morti sulla Cuneo Mondovì. Per cui se avrò altre segnalazioni non mi periterò di mettere tempo alla segnalazione, anche perché sono cose grosse. Quando ti segnalano che un tratto di strada è pericoloso non ti puoi permettere in coscienza di mettere del tempo, di dire aspetto, perché tutto può succedere anche il giorno dopo, e lei mi capisce. Quindi la ringrazio, lo prendo come l'impegno, lo prendo per quello che è, appunto un impegno a prendere in carico la situazione. Grazie. Grazie, se altro non c'è, abbiamo esaurito l'ordine del giorno, quindi dichiaro formalmente chiuso il Consiglio Comunale, vi ringrazio per la partecipazione e arrivederci.